Buonasera amici di 8 gol. Il Benevento vince e convince sul campo di potenza contro il Sorrento. 3 gol in 16 minuti. Ad aprire le danze per Lingeri, poi. Tosca, primo gol in campionato, uno solo con la sua nazionale a chiudere la Mesta. Sicuramente è un benevento propositivo, ha trovato subito la quadra, eravamo tutti curiosi di capire come si sarebbe comportato lontano dalle mura amiche, soprattutto su un sintetico, anche se c'è da dire che la squadra aveva lavorato alla vellola proprio per non farsi mancare nulla. Ora ci sarà la Casertana domenica in casa, analizzeremo la partita che si è appena consumata, ma guarderemo anche alla prossima, focus sulle altre, lo faremo qui in studio con i nostri ospiti, veramente di spessore come sempre, ma prima, come sempre, la copertina di Franco Santo. La grande bellezza. Come il film di Sorrentino, il Bermendo sogna l'Oscar attraverso una supremazia suffragata da numeri meravigliosi. Si regala la prima piccola fuga della stagione, mette in fila tutti i suoi avversari e li scruda dall'alto in basso con lo sguardo sbarazzino dei suoi giovani interpreti. Certo, è presto per lasciarsi travolgere dall'entusiasmo, ma si ha la netta sensazione che le fondamenta su cui la strega sta costruendo la sua stagione siano solide come il marmo. Otto gol fatti e nessuno subito nelle ultime due partite. La migliore differenza reti di tutti i campionati professionistici d'Italia. Un'efficacia che va a braccetto con la qualità. Verrebbe di rispolverare quel vecchio ritornello dei tifosi ai tempi della prima promozione in Serie A. Se è un sogno, non svegliateci. La pratica sorrento è stata sbrigata con sorprendente facilità, tre gol in 16 minuti e derby subito in archivio. Scacciate in un battibaleno le paure da trasferta, nessuna traccia dei balbettini mostrati finora fuori casa esorcizzato pure il timore del sintetico. Don Gaetano ha vinto i suoi dubbi facendo la scelta più saggia, ha rimesso in campo la stessa formazione della partita precedente con Latina, confidando a se stesso che la vista di tante alternative in panchina lo confortava non poco. La seconda vittoria stagionale in trasferta ha regalato anche delle piacevoli conferme. Il terzo gol stagionale di Super Mario Pernigieri ha sublimato le sue virtù di attaccante d'aria. La prima segnatura in Giallo Rosso e più in generale in un campionato professionistico di Alin Tosca è stata una piacevole sorpresa da parte del giocatore più titolato del gruppo Giallo Rosso. Il centro di Lamesta, infine, ha solo fatto intravedere quali siano le potenzialità realizzative dell'ex riminese. Senza nulla togliere a tutti gli altri, una menzione particolare la merita ancora Alessandro Nunziante, sicuro come un veterano, efficace in ogni intervento con una naturalezza disarmante. Infine la curva giallorossa che ha tifato e gioito, non prima di aver offerto la giusta solidarietà ai rivali del Foggia, con uno striscione di grande impatto e dopo aver deposto dei fiori sul guardrail dell'autostrada, dove un maledetto incidente aveva strappato la vita, tre giovani tifosi foggiani. Gesti che vanno molto al di là di ogni impresa sportiva. L'analisi di Franco Santo è ancora il ricordo e soprattutto la vicinanza alla città di foggia per la tragedia, cose che non dovrebbero mai accadere, soprattutto quando si sostiene e si tifa la propria squadra del cuore e vi ricordo che siamo anche in diretta streaming su 8channel.tv il numero dove poter inviare i vostri messaggi il 342 3428723977, aggiornamenti live su due posticipi Picerno Potenza e Casertana Cavese, la Casertana sarà la prossima avversaria del Benevento, Picerno beh, perché potrebbe portarsi a meno 3 dal Benevento. E andiamo subito a presentare gli ospiti che ci accompagneranno in questa eh, serata. Parto da un amico, è stato anche collega perché ha commentato il Benevento di De Zerbi. Lui era un opinionista di Otto Channel, quindi veramente tante avventure assieme, ma adesso è allenatore della Primavera giallorossa, Gennaro Iezzo. Ciao Sonia, buonasera a tutti. Cinque partite, quattro vittorie, una sola sconfitta, secondi, un punto di distanza, primo il Frosinone, meglio di così? Sì, diciamo l'unica sconfitta l'abbiamo fatto proprio a Frosinone, eh. però è una squadra che merita di stare lì sopra, noi... Eh, ci, ci alleniamo tutti i giorni per cercare di dargli fastidio e con te parleremo chiaramente di questi giovanotti che si stanno facendo rispettare nel Benevento ma anche una sorpresa per te proprio per questo splendido cammino altro amico eh, anche con lui insomma tante battaglie televisive assieme giornalista Gianluca Napolitano buonasera buonasera Sonia e un saluto degli spettatori e eh vabbè, oramai le presentazioni sono superflue per il nostro giornalista del mattino, Luigi Trusio. Buonasera. Buonasera Sonia, buonasera a tutti. Non è la prima volta che viene qui ad Otto Gol, è stato ospite l'anno scorso, però è la sua prima stagionale, non poteva scegliere momento migliore, visto il suo Benevento, allenatore in seconda di Gaetano Ateri, Loreno Cassia. Buonasera. Salve Sonia, buonasera a tutti. Mi sono inceppata tra te e Gaetano, però in realtà siete una cosa sola. No, um, dopo anni e anni di, di amicizia si, si può dire così, anche se poi alla fine è sempre, sempre lui il capo e quello che, che prende le decisioni più importanti. Noi siamo da, da contorno su, in tante cose, però insomma... Cerchiamo di essere utili alla causa. E i contorni alle volte sono veramente buoni, indispensabili per una cena completa. Quindi ci racconterai anche i segreti di questo Benevento così vincente. Partiamo subito dalla prima slide che va un po' a innescare quello che sarà il primo argomento della serata: non potrebbe essere la partita col Sorrento a Potenza. Mostruosi. Effettivamente Gennaro tre gol in 16 minuti per lingo ha avuto subito un'occasione, eh, sempre con un assist di Viscardi, poi quasi la replica e l'ha buttata dentro, poi un po' in discesa. Ma io penso che quando uh, una squadra come il Benevento uh, lavora uh, per, essere sempre, per avere sempre il pallino in mano del gioco e, e crea tante occasioni da gol, mette in condizioni. Il proprio giocatore di, di, di far gol diventa, diventa facile, può sembrare facile, però dietro c'è un lavoro importante. Io ho avuto la fortuna di stare cinque giorni di ritiro anche con, con la prima squadra e ho visto come lavoravano e come lavora Uteri, come lavora tutto il gruppo. E devo dire, ci sono veramente tutti i presupposti per, per sognare, non diciamo per essere scaramantici, non diciamo nulla, però. È una squadra molto propositiva ed è normale che va, impone il gioco e può dopo un quarto d'ora mettere sotto gli avversari come è successo col Sorrento a Potenza. Alleni da un po', hai avuto tanti allenatori come portiere. Qualcosa ecco, ti ha colpito di Auteri? Ma, ma il suo modo di, di, di spiegare le cose, di, di, di quello che vuole dalla squadra riesce a farlo, a farlo come dire, sembrare facile. Per un, secondo me, per un allenatore riuscire a, a, a far entrare nella sua testa i calciatori sia una dota importante. Io penso che, da, da, da quello che stiamo vedendo da parte della squadra, vuol dire che sta iniziando pian pianino la squadra a, a, a capire cosa vuole l'allenatore, e poi, come ho detto prima, poi diventa facile. Eh, arrivare a fare dei risultati importanti è vero sembra facile ma in realtà non è così Gianluca abbiamo parlato un po' nelle scorse puntate del problema trasferte per il benevento perché una sola vittoria a Bari contro l'Altamura tra l'altro non aveva nemmeno tanto convinto come lo ha fatto sul campo di potenza poi c'è stato questo switch che tutti ci aspettavamo speravamo ma sì diciamo che il benevento quest'anno è una squadra che quando riesce a trovare il vantaggio, e spesso capita nei primi minuti, è una squadra che poi va di laga perché è una squadra che non ha nella sua, nel suo modo di giocare la, il saper gestire la partita, è una squadra che va sempre a mille. Forse io direi nel secondo tempo, forse con il Sorrento, abbiamo visto un po' di questa, non sempre di andare a mille, abbiamo visto un po' più di gestione della palla, forse perché... Faccio una battuta: hanno avuto pena del sorrento perché, insomma, prendere in 25 minuti dalla prondivia 3 a 0, sinceramente li avrà, li avrà tramortiti. Quindi, forse ecco, in questa partita abbiamo visto un po' il Benevento meno pigiare come sempre ha fatto nelle ultime partite: il piede sull'acceleratore. È chiaro che poi. Quando fai i cambi e chi entra ha anche voglia di farsi notare, di mettersi in mostra, è chiaro che poi, eh, come è capitato in passato, entra la linea e fa la doppietta, entra qualcun altro e segna, quindi è chiaro che voglio dire, il, la, la, la squadra poi ha degli elementi di un certo livello. Però è un benevento che, come dicevi tu, vince, convince e io direi anche un'altra cosa piace, perché è una squadra bella da vedere, noi ne, ne parliamo spesso anche con Luigi. Cioè, oggi ci divertiamo, al di là del risultato che può essere una zero, però ti diverti perché è una squadra che gioca a calcio, i ragazzi non buttano via una palla, giocano sempre, sempre alti, sempre in pressione sulla, su, sulla, sulle squadre avversarie. Ed è una squadra veramente bella da vedere. Non sappiamo dove arriverà, però è una squadra che piace proprio esteticamente vederla giocare. Ed è un lavoro che, come dicevamo, non è un lavoro di. Di quest'anno, ma è un lavoro iniziato a gennaio e questo sicuramente insomma, partire con un lavoro già di sei mesi, sette mesi è importantissimo in questa categoria. All'insegna della continuità, ricordiamolo: Auteri ha sostituito Androletti, è arrivato eh, periodo natalizio e ha gettato basi importanti, anche se c'è da dire che il Benevento è arrivato eh, in semifinale ad un soffio da quella eh, famosa finale che sarebbe stata <ride> <ride> col eh, Vicenza. Però, ecco, eh, Luigi, lo avevi detto, possiamo dirlo non per eh, vantarti, però, questa squadra, palla a terra, non ce n'è per nessuna. Sì, tra l'altro, lo avevo detto in tempi non sospetti: nel senso che eravamo reduci da, da una sconfitta in Coppa Italia contro il Potenza e, e da una partita vinta, insomma, con un po' di fatica ribaltata con la Cavese, quando allora non c'erano ancora, c'erano solo piccolissimi sprazzi di questo benevento, però devo dire la verità che a mia giudizione il calcio di buongiorno si vede dal mattino. E io già nella partita, diciamo, l'unica che avevo lasciato un po' da parte era quella col Taranto perché di fatto l'avversario era troppo inconsistente e quindi era un test assolutamente non attendibile. Però già col potenza e già con la capese si era cominciato a intravedere questa ricerca eh, molto molto dettagliata del fraseggio, degli scambi in velocità, dei dai e vai. Cose che diciamo, al Benevento precedente insomma, non, 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 non erano eh, cozzone, nel senso che aveva tutto un altro tipo eh, di, di espressione di calcio, anche per le caratteristiche dei, dei giocatori che erano diverse. E invece in questo caso insomma, io avevo visto, mi ero accorto proprio che c'era una ricerca continua. E poi la verità, insomma, la, in occasione della prima giornata, anche un po' qualche match di Coppa Italia l'avevo visto, avevo visto diverse partite. E in quella circostanza eh, insomma, mi sono sbilanciato perché ero convinto che questa squadra avesse delle doti palla a terra, uno per i tipi di calciatori che, che squadra, di calciatori che erano in squadra e due anche perché da parte di Auteri c'era una sorta di concentrazione quasi ossessiva nel tener palla e nel cercare continuamente di arrivare verso la porta, Col fraseggio, ma non il fraseggio sterile in orizzontale, bensì quello che dopo due o tre passaggi ti porta ad andare subito in verticale. E, e lì, ecco, io ho notato insomma, una squadra che, eh, diciamo, eh, anche in qualche discussione che abbiamo avuto qui, io ho definito a volte consapevolmente sborona, cioè piena di sé. Ok, c'è cioè una squadra molto ma molto eh, che gioca per sottomettere l'avversario, non per vincere, perché a volte si vince anche speculando. Questa squadra non specula, mai. Questa gioca per sottomettere per far male e non si ferma. Perché dopo che ti fa gol, eh, come dico sempre, non è che si mette lì, ti aspetta e cerca di parare il colpo che arriva da parte dell'avversario, bensì, te ne dà un altro, e poi un altro, e poi un altro. Ti manca? Sì, mi manca, mi risorfano stasera. E perché purtroppo vedi, io dico le cose e nessuno controbatte, ed è un peccato perché, insomma, eh, si era creato un bel contraddittorio. Vabbè, però vedremo più avanti. Può specchia pure che... ci sarà la prossima settimana con Pompilio Capozzi, ma poi tornerà di nuovo con te perché è una coppia che piace. Per cui insomma. E non può che farmi piacere. Mister, si sono arrabbiati tanto sull'equilibrio. C'era Prisco, poi si è ritrovato a Campora. Hanno sudato quei poveri calciatori. Questa volta siamo stati più bravi noi a farli sudare. Voi ci avete messo poco o meno rispetto a, a noi. Si parlava di equilibrio, no? Mm. Chi sosteneva ce l'ha chi non ce l'ha e non lo vuole avere. Però io ti voglio fare una domanda precisa. Cosa è cambiato a potenza? Perché effettivamente al di là di quello che accadeva al Vigorito, in trasferta c'erano state delle difficoltà. Poi bacchetta magica e, e abbiamo rivisto quello che si vedeva al Vigorito. Ma noi tutte le, le partite le, diciamo, le prepariamo sempre per vincere, non è che si preparano in maniera diversa. Poi logicamente è capitato che siamo andati a giocare a Monopoli e abbiamo trovato una squadra molto chiusa, una squadra, un campo che non ti permetteva di, come dice Luigi, eh, Luigi il, il fraseggio perché rimbalzava male, perché non scorreva bene. Idem abbiamo trovato così anche a Messina qualche difficoltà quando troviamo questo, questi campi, la, 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 ce l'abbiamo, però voglio dire, secondo me a Monopoli non era una partita che dovevamo perdere, mm -hmm. ci poteva stare benissimo il pari, e una partita simile a quella che, che è stata col Sorrento poteva essere quella di Messina, perché noi a Messina nonostante il campo non era in ottime condizioni perché era molto asciutto, la palla non scorreva bene, però noi abbiamo fatto al primo tempo col Messina, abbiamo avuto 3-4 palle gol subito nel giro di... In quindi, in 4 giusto? O oh, sbaglio? 4 tanti, in tanti, in tanti, tanti. Noi se riusciamo a fare gol là probabilmente potrebbe, poteva cambiare anche la partita. Si doveva ancora sbloccare per l'ingeri. <ride> Non so, poteva cambiare anche quella partita, però insomma ci teniamo un po' eh, i risultati che abbiamo acquisiti su, sul campo, perché poi eh, è anche vero che a volte il campo ti toglie, ma a volte ti, ti dà. E, diciamo che la nostra classifica è, è giusta, è accettabile per quello che stiamo. Siamo molto fiduciosi, ma questo non ci deve portare ad essere, come dice Luigi... Eh, troppo boriosi, troppo, dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo continuare così, abbiamo tante, tante frecce da scagliare e, e dobbiamo farci trovare pronti tutti, non, eh, continuiamo così, l'unica cosa che mi sento di dire ai ragazzi è stanno facendo bene, continuiamo così, andiamo avanti e eh, facciamoci trovare pronti tutti, chi gioca, chi gioca meno. Eh, Toccherà a tutti, toccherà. È vero, è vero. Equilibrio nelle parole Equilibrio, sì, di no, Cassia. Perché so che poi sarà quello che ci porterà avanti e ci porterà lontano. lontano. Quindi, abbiamo, in questo momento, noi abbiamo 26 calciatori. Su 26, togliendo i portieri, che i portieri ne gioca uno su tre. Voglio dire, su 26, abbiamo 10 che giocano titolari e poi ce ne sono 4-5 che subentrano. Arriviamo a 15, dobbiamo arrivare a 26, significa che ce ne sono altri 10 che forse possono essere un po' così, eh, come si dice, scontenti, perché non giocano, perché giocano meno. E io so che per certo che sarà quella la nostra arma. I giocatori che sono fuori, in questo, sono giocatori che in qualsiasi altra squadra, possono essere titolari benissimo e, e, e questi saranno quelli che secondo me ci daranno ancora qualcosa in più Hai anticipato un argomento ma poi ci torneremo, ora sentiamo cosa ha detto Auteri a caldo dopo questa partita e Abbiamo cominciato facendo con continuità quello che sappiamo fare meglio quindi aggredendo, giocando pressando a tutto campo costruendo con intraprendenza e siamo stati bravi a capitalizzare, anche se tante altre volte potevamo farlo, però va bene così. Dopo, dopo il primo tempo uno, un 3 a 0 diventa anche difficile da gestire. E lì abbiamo commesso qualche piccolo errore di superficialità, però tutto sommato è accettabile. Accettabile, Gennaro, però gli errori li guarda sempre. L'allenatore deve sempre guardare, di solito si cerca di, 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 di fare i complimenti alla squadra, ma molto spesso si va forse più sugli errori, sulle cose fatte bene, però ci sono anche momenti delle partite che ti senti così sicuro di, 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 di portare a casa il risultato che qualche volta qualche, diciamo, qualche sbavatura ci può anche stare ma dal punto di vista mentale. Però non c'è stata storia. Io penso che il Benavento in qualsiasi momento voleva accelerare. Secondo me eh, poteva fare anche qualche gol in più. Però è giusto che il mister deve sempre cercare Il di, pelo nell'uovo. Eh, il pelo nell'uovo e per non… Eh, cercare sempre di allenare anche il cervello in certe situazioni. Perché mm. poi ci saranno tante partite dove magari non stai vincendo 3-0. Magari la vinci 2-0 e mm. eh, subire un gol… Ti fa entrare in quella, in quella paura che, che, che molto spesso poi ti porta a, a tanti errori. Invece eh, la concentrazione non va mai, mai abbassata e soprattutto in questo campionato dove veramente quando, quando lo vinci è perché c'è qualcosa in più rispetto agli avversari non solo dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista anche mentale. Luca, effettivamente sembra tutto così facile, no? così sembra bello. aver affrontato un Sorrento non all'altezza, quando poi è una squadra che in alcune partite punti. ha dimostrato anche, no, no, ma anche di saper giocare. Forse è stato anche proprio questo il problema del Sorrento, mettersi sul piano del Benevento. Sì, assolutamente sì. Io quando li vedevo in partita pronti via giocare dal basso, cercare mm. e vedevo il Benevento che saliva ogni cinque minuti facevano cinque metri in più e vedevo mh, mh, Viscardi, per dirtene una, che giocava praticamente sì. eh, nella metà, loro allora ho detto gli siamo ormai, me l'abbiamo chiusi perché loro poi ovviamente poi là, là vanno, mh, si vedono poi le qualità tecniche insomma è una buona squadra ma non ha questi grandissimi palleggiatori. Infatti si vede come li andavi ad aggredire molto alti con Simonetti, con, con Talia e lo stesso Frisco. Al terzo passaggio perdevano il pallone sistematicamente. E quindi sì, penso che quello sia stato un po', un po' il suicidio. Io credo che oggi come oggi se una squadra, sia in casa che fuori casa, vuole affrontare il benevento andando sul palleggio, sul, sul gioco, si fa male. Penso che insomma è difficile, io le ho viste quasi tutte le squadre. È difficile oggi trovare una squadra che mm, riesca ad impensierirti giocando. Ti impensierisce semmai la squadra che si mette là e ti aspetta con tutti e dieci dietro la linea della palla, è spicolosa che va in ripartenza. Quello ti può dare fastidio oggi al Benetton, però, a livello diciamo, di una squadra che affronta, come dice Auderi, accetta il confronto, eh, per dirla la mister Auderi io credo che oggi, in questo momento, non ce ne siano più forti del Benevento. Io ripeto, le ho viste quasi tutte le squadre, non credo che ci siano squadre che ti possano impensierire sotto questo aspetto. Poi è chiaro, insomma, come dice il mister, c'è qualcosa che va sempre visto, ma la squadra perfetta non esiste. Esiste una squadra che insomma, riesce a fare il 70, 80, 90% delle cose, però quel 10% c'è sempre. E poi in questo momento dobbiamo fare i pompieri, perché siamo ancora al 20 di ottobre e, e tu, va tutto bene però io penso che bisogna restare tutti con i piedi per terra e con umiltà andare avanti ruolo pompieri ma non truseo perché lo aveva già detto insomma questo benevento affascina però ecco al di là del fatto che saranno tutti indispensabili poi ci torneremo chiaramente sull'argomento però anche la decisione giusta di auteri di non cambiare di una virgola la formazione perché c'era Capellini pronto, però magari anche una continuità difensiva fondamentale per quelli che sono poi gli equilibri e il feeling tra i reparti. E soprattutto ecco anche la variante di una campora sulla tre quarti ha mantenuto quella formazione che gli stava dando delle certezze. Sì, io come dire, anche questa settimana ho azzeccato la formazione perché un po' provo a mettermi nella testa del mister, l'anno scorso facevo molto più difficoltà perché era parecchio mm. che lo avevo perso di vista, quindi eh, non mi riuscivo molto a sintonizzare, devo dire la verità quest'anno molto di più e adesso è un po' più semplice leggergli dentro, anche se lui è sempre un po' enigmatico e misterioso, è uno che non si sbilancia troppo. Uh, neanche con i calciatori la formazione la dice quasi alla fine per cui ehm, però insomma uh, soprattutto la prima cosa che ho pensato è che quando uno si porta dietro tanti dubbi e ce li aveva forse anche troppi la migliore soluzione quella più semplice di tutte è non toccare nulla perché se inizia a farti assalire dei dubbi poi non ne esci più magari quando invece il dubbio è solo uno poi può essere che come dire quello quel giocatore in dubbio può essere preferito all'altro ma quando ne hai 4-5, <ride> e a quel punto credo che la scelta più saggia sia quella di, di confermare, di non toccare nulla, perché poi magari, sai, spostando qualche ingranaggio, eh, qualche meccanismo può, può funzionare di meno. Eh, sicuramente in questo momento lui ha scelto uno zoccolo duro al quale si sta affidando, ma non c'è nulla di, eh, non ci sono gerarchie precostituite, eh, non ci sono posti già assegnati. Come avete visto, fino a qualche settimana fa Capellini sembrava il titolare, eh, c'è stata qualche partita un pochino incerta e ha dato una chance a Tosca. Ma ci sta, eh. Così come può capitare a qualcun altro, stessa cosa. Ferrara eh, poteva partire dall'inizio. Poteva partire dall'inizio, ma Viscardi stava facendo bene. Viscardi è subentrato perché Ferrara si è fatto male Però si è meritato Beh. Quella continuità E adesso, come dire, adesso gioca Viscardi in modo che era Ferrara essere bravo a riprendersi il posto Ma questo vale secondo me Per tutti quanti i reparti E per tutti i calciatori Poi è normale che un allenatore come tutti Insomma qual Qualche giocatore che tende a togliere di meno Ce l'ha Anzi qualcuno di questi Si è lamentato secondo me anche un po' Troppo la, la, la volta scorsa perché se ti tolgono dopo 85 minuti insomma non è che ci sta avere una, una, una è riferimento a manconi sì, diciamo lo ne hai parlato sì sì assolutamente eh, come dire si può, si, quella se la poteva evitare immagino che comunque alla fine sia stato più dettato secondo me anche dalla dal nervosismo, dalla rabbia di non aver fatto gol perché aveva avuto poco prima l'occasione del 4-0, gli è uscita di poco e forse era arrabbiato per quello, quando si è visto uh, sostituito, insomma un po' si è arrabbiato, però esistono anche, insomma bisogna dare anche un po' spazio ai compagni, bene ha fatto Oteri anche uh, ad utilizzare le rotazioni per dare minutaggio a chi uh, magari lo meritava, tipo Acampora, tipo Ferrara, tipo Viviani, perché... Comunque sono calciatori che è giusto portare un po' tutti allo stesso metro di condizione perché arriveranno delle partite, dei momenti in cui eh, serviranno anche questi, cominceranno ad arrivare le squalifiche perché si accumuleranno le ammonizioni, io mi auguro il più tardi possibile ma succederà eh, qualche eh, episodio di qualche acciacco, qualcuno quando ci sono le partite infrasettimanali e si giocano come la, dalla prossima ci saranno tre partite in otto giorni, a quel punto un po' di rotazioni, eh. un po' di fiato a qualcuno devi dare, per cui è giusto che tutti siano sullo stesso livello. Io da, da questo punto di vista insomma credo che Auteri adoperi sempre molto giudizio nelle, nelle scelte, poi è normale che come tutti gli allenatori ha dei punti cardini e dei punti fermi che non tocca, eh, oggi ditemi in questo benevento come fai a mettere fuori un berra. Eh, che eh, è sempre uno dei migliori in campo e che è quasi impeccabile. O Tra l'altro, il Talia. Dopo aver fatto mh, giustamente un, un pochino fatica all'inizio nell'interpretare e soprattutto assimilare un ruolo che veramente lui in carriera non ha quasi mai fatto, cioè il centrale nella difesa A4, perché Berra ha fatto il terzino nella difesa A4, il braccetto nella difesa A3, ma il, ha fatto anche il centrale nella difesa A3, ma il centrale nella difesa A4 non l'aveva mai fatto. Vogliamo chiederlo a Loreno però ecco i progressi che ha fatto Berra in questo ruolo, se vogliamo, inedito. Eh, sì, ma Ben Pippo onestamente può fare, lo può fare del, il ruolo di centrale per quelle che sono le caratteristiche forse addirittura sarebbe stato meglio per lui farla ancora prima si sarebbe mm -hmm. trovato più avvantaggiato in questo momento però il ruolo lo, lo fa benissimo infatti eh, lui era partito, era partito a destra all'inizio campionato come così di programma e poi è stato dirottato nella, nei centrali, ma il ruolo lo, lo fa bene perché è uno che c ha, c ha agonismo, grinta, eh, stacco di testa, c'ha corsa, eh, c'ha voglia, c'ha... È completo come giocatore, è completo, lo può fare benissimo e lo sta facendo anche bene, devo dire. Quindi è impiegato pochissimo per come dire sì, per si è calato nel ruolo. Sì, nel ruolo benissimo, lo sta facendo benissimo. Quindi, come dice lui, sicuramente eh, non voglio fare particolarità, però Berra potrebbe essere in questo momento un, uno dei punti fermi per quanto riguarda l'allenatore. Reparto difensivo. Chi è più teso in panchina tu o Teri? No, io sono abbastanza tranquillo. Lui devo dire che ha fatto molto, molti progressi, miglioramenti Ho rispetto. a su se stesso Sì, sì, sì. Eh, lo, vedo, lo vedo diverso. Eh, mentre altre volte quando andava fuori di testa, magari uno cercava di fermarlo e lui eh, si, si agitava ancora di più. Ora no, basta, basta poco per eh, fra me il direttore, qualche volta Alessandro Cilento. Ma se dice: Mista. Allora subito, mista va bene. È più calma. ansioso Carli, mi sa. Eh? È più ansioso Carli. Eh, eh sì, Carli è molto. Sì, è <ride> molto. No, è teso, è molto. la sente molto la partita. Si lascia trasportare tanto. Ora insomma, tutto sommato, siamo una panchina molto. Vabbè, eh in trasferta tranquille. vede il presidente in panchina. Come sì. la vede? No, il presidente non dice una parola, si mette là, tranquillo. Ogni tanto, ogni tanto, quando eh, si gira fa. Quando c'è qualcosa che non va, no? Tipo a Messina abbiamo sbagliato qualche gol, però non dice una parola, si gira. fa… <ride> No, no. però il presidente alla grande veramente il, viene in panchina, eh, assiste la partita, guarda con attenzione tutto, eh, però non, non parla, non dice niente. Ma non gli sfugge nulla? Nulla, assolutamente, non avevamo dubbi. 0 sì, sì, a 0 sì. ancora Picerno Potenza, Casertana, Cavesa e vediamo chi è andato sul podio. I tre, eccoli là, Perlingeri. Medaglia d'oro, poi quella d'argento, la mesta, bronzo, Nunziante. Pensate un po', e qua Gennaro voglio venire da te, che tutti sei stato 0. un portierone, eh, tutti lo sanno, soprattutto a Napoli. Eh, con 3-0, perché Nunziante si merita il podio? Perché, te lo spiego, in una squadra di vertici come noi, benemente sperando che, 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 che riesca ad esserlo per tutto il campionato, il portiere bravo si vede in quelle poche occasioni che concedi agli avversari. Eh, questa è una dota importante per un 2007 come <ride> un rinunziante. Veramente questo ragazzo a livello psicologico è, mm. è qualcosa di incredibile. Secondo me ha un futuro importante davanti perché gioca un, con una personalità e alla sua età in un campionato difficile come quello di… in una piazza importante come Benevento. Riesce a essere bravo in quelle situazioni. Poi giustamente Qualche errore si può, si deve concedere a un, a un, a un giovane così, eh, sperando che ne faccia pochissimi da qui alla fine del, del campionato, però eh, quando uno riesce a mettere la pezza in quelle poche rare occasioni che che una squadra conceda gli avversari. Questo è praticamente una dote dei portieri importanti. Ti ha mai chiesto qualcosa incontrandoti? No, ci, siamo, ci siamo visti in ritiro. Qualche volta vieni a trovare anche compagni, anche i compagni della, della primavera. È un ragazzo che è molto, molto serio, molto umano. Eh, devo dire Può che... Può crescere. Nando Orsi sì. ha detto che vuole aspettare prima di dare un giudizio, Adora, però il buongiorno si buo vede dal mattino. Però già da quello che è per un portiere, un, un, il fattore psicologico, la personalità è già una dote importante mm. per, 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 per il ruolo. Tecnicamente, un, secondo me, è molto valido, potenzialmente ha le qualità, eh, poi è normale, uh, Nando giustamente è vuole chiaro. aspettare però diciamo che il buongiorno si vede al mattino. Sì, è vero, è vero, è vero. Gianluca sei d'accordo? Su questo podio? Ma io se ricordi quando l'ultima volta sono venuto qua era dopo Catania mm. e mi si non si antei tra i top perché una prova del nove quella, no? Per un ragazzino di 17 anni giocare davanti a 20.000 persone. Posso, posso dire che è, eh. non è facile perché ho fatto quattro anni a Catania, <ride> ho giocato e. Eh. Eh, voglio dire. deve devi avere, devi avere eh, attributi. Eh, gli attributi e eh. eh, non risentire, eh, stare sempre sul pezzo. Mi, io avevo. faccio mia colpa, avevo molte perplessità quest'anno perché insomma il campionato del Ciro conosciamo tutti, è difficile poi. Nunziante veniva da un campionato che non aveva nemmeno giocato l'anno scorso, quindi non lo conoscevamo. Avevo delle ottime referenze perché poi avevo chiesto insomma, in giro e insomma, le, le referenze erano ottime, però poi tra le referenze metterti in campo ce ne passa. E devo dire che sinceramente quello che quest'anno insieme a Prisco mi stanno davvero sorprendendo fortunatamente in modo positivo perché, come diceva Gennaro, prima per la personalità perché per un portiere di 17 anni quello che mi è piaciuto io, per esempio col Sorrento è mentre gli ultimi minuti se ci abbiamo fatto caso qualcuno ha ceduto un po' mentalmente no? si è un po' abbassata l'attenzione lui ha fatto due paratoni negli ultimi, mm. nel recupero nel recupero dice che chi c'era allo stadio dicevano già urlato gol per quella palla gli ha messo un piede in maniera, cioè, tipo il portiere tedesco, ma non mi viene il nome, Michael, se non mi sbaglio. Eh, 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 voglio dire, ha fatto un paratone veramente esagerato a, a tu per tu. Quel ragazzo gli ha tirato, penso a due metri, eh, esposito del, de, del Sorrento. E mi sta veramente sorprendendo, come dicevi, diceva lui prima sicuramente ci saranno dei momenti nuovi, come è successo con la Juventus Next Gen quella dove c'è stato quel piccolo infortunio. infortunio però è anche importante il pubblico in quel caso che ti sostiene questo ti aiuta a crescere perché sai che se fai un errore che ovviamente non dovresti fare eh, però la gente ti capisce perché insomma ci può stare un errore di valutazione per un ragazzino di 17 anni e a me mi sta sorprendendo veramente alla grande ma oltre che bravo tecnicamente perché quello poi insomma è palese che è bravo tecnicamente perché ne, poi la sicurezza nelle uscite che insomma con Marpioni in Serie C che ti palzano il gomito lui esce con una sicurezza a balanca cioè si vede che è sicuro nelle, nelle uscite il fisico lo assiste perché è anche un gran fisico e quindi insomma c'è tutto veramente da dire di positivo su questo ragazzo che deve continuare a migliorarsi, ad allenarsi ogni giorno, però insomma, ha tutti i presupposti per diventare veramente un portiere importantissimo, credo. Luigi, per lingeri la Mesta sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Per lingeri, dopo che si è sbloccato, sembra diciamo, molto più convinto, molto più sicuro in zona gol. Poi tra l'altro devo dire che comunque. A prescindere da, dalle marcature, e lo ribadisco, l'ho detto qui anche eh, l'altra volta, lui è imprescindibile da, per il reparto offensivo perché lui eh, è uno che partecipa attivamente alla costruzione del gioco offensivo. E mh, al di là delle sponde o degli assist per i compagni, è sempre il, 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 il perno da cui devono passare tutte le palle. Eh, le azioni eh, d'attacco c'è sempre il suo, il suo piede, il suo zampino sia quando fa gli assist sia quando deve tenere palla. Eh, è chiaro che eh, parlando di un ragazzo del 2005 eh, non ha ancora, gli manca ancora un po' di, eh, di quella cioè di, essere, di essere smaliziato, eh, gli manca ancora un po' di maturità da un punto di vista anche gestionale sia delle energie e sia anche di, di qualche pallone a volte insomma non è freddissimo in zona gol però piano, piano 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 sta crescendo l'unico modo che hai per far crescere questi ragazzi è farli giocare perché se tu li fai giocare una partita e poi li accantoni mh, non si cresce cioè si fa il passo del gambero in questo caso invece giocando sempre trovando continuità lui acquisisce sicurezza e secondo me man mano che si andrà avanti sarà sempre più fondamentale per questa squadra per quanto riguarda la mesta Credo che sia uh, un altro giocatore che, che oggi il Benevento può vantare come valore aggiunto, è il classico calciatore che nell'anno scorso abbiamo sempre detto che mancava a questa squadra, cioè il giocatore in grado di partire in velocità, saltare l'uomo, uh, dribblare, uh, saper calciare uh, di sinistro, saper corsare di sinistro, di destro, uh, ogni pallone che tocca diventa un pericolo. Ed è una scheggia impazzita lì davanti, che i difensori fanno molta fatica a contenere. Per cui è il, il calciatore che secondo me più mancava al Benevento, cioè questa tipologia non c'era. Oggi si è riuscito a prendere, secondo me, il meglio che potesse offrire la Serie C per quel reparto e quindi anche onore a chi, a chi lo ha seguito dall'inizio, a Veri Carli e a chi lo ha voluto in questa. Poi, tra l'altro, devo dire che è anche uno affamato di goccia: cioè, quando non segna si arrabbia. Questa è questa cosa positiva perché molti nel suo ruolo si accontentano di fare l'assist. No, lui vuole anche segnare. Cioè, ti ripeto, Mi sa che in questa squadra un po' tutti vogliono segnare, sarà il difetto. È, è il difetto, ma secondo me è anche il pregio perché impersonifica, impersonifica la, voglia, la fame, la, la famelicità di una squadra che vuole sempre il massimo, che non si accontenta, mai. Come facciamo, Lorena, a non trasformarlo in difetto? Questa cosa che vogliono tutti segnare, si arrabbiano, escono, ma perché non è, hanno segnato, ma uh, è norma, i rigori, è litigano è norma, sui norma rigori. Ma chiunque, chiunque, che se si è calciatore… Eh, uno vuole giocare, se no è normale che ci, po ci possa essere un po' di malcontento chi è che non gioca. Eh. A me, quelle che non mi per esempio, le, 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 le pagelle non, non le posso e <ride> eh io non le ho fatte. Le pagelle no, però già abbiamo podio. fatto un podio: eh, primo, secondo e terzo. Io farei solo uno e fatto. scriverei Benevento. <ride> Benevento da 7, va bene, questo mi sta perché, perché se per l'Ingeri gioca bene, se la Mesta gioca bene, se il portiere va bene, il merito è dai compagni, dai centrocampisti, dai difensori, è, è tutto l'assieme che, che va bene. Quindi mi piace giudicare sempre la squadra, nelle, che poi in squadra c'hai giocatori importanti che ti possono dare una mano, tipo la Mesta, tipo Manconi. Tipo, va benissimo però parliamo sempre di squadra, non abbiamo fatto Ma lo sai bene? che non mi convinci. No. Non mi convinci no, perché mi io con lo so. No, però. no, non è quello. Eh. È che io lo so che in cuor vostro anche voi dentro ah, quello ha giocato meglio, quello ha giocato no, Ma magari questo... sai cosa vi fa rabbia che non coincidono. No, il nostro ma quello... podio non coincide con il vostro. Ma quello ci mancherebbe uno <ride> bene o male però dentro la consapevolezza chi può in, dare nella... il più chi ha, chi ha fatto bene, chi ha fatto meno però il parlare e dare dei, delle classifiche sembra che uno va a sminuire un po' tutto il lavoro che c'è dietro della squadra. capito? Per questo preferisco sempre parlare di squadra nel globale, no, Benevento da i sette. Per, per i giornalisti che sì, ma ci eh, mancherebbe. Eh, ci come mancherebbe, dire, ma eh, da questo punto di vista è importante anche per approfondire. Faccio un esempio: no? c'erano i colleghi eh, di Sorrento, qualcuno che quando c'è stata la parata denunziante eh, su Mattia Esposito, il ragazzino che ha calciato è un 2008, loro si sono disperati non tanto perché Sorrento doveva fare il gol della bandiera, ma quanto che il gol di un ragazzino del 2008… E avrebbe consentito di avere una settimana piena di titoli, articoli <ride> e quindi avrebbe coperto tutta la settimana magari per non, eh, come dire, ridursi a parlare però di una sconfitta. Poi abbiamo imparato un 2007, quindi. Cioè, sì, quello diceva. <ride> sembrava sì, quasi conti. una sfida della primavera, no? 2008, però un ragazzino del 2008 che fa gol eh, in Serie C Appena avrebbe dato, fatto parlare certo. tutte. tutte tutto, insomma, le cronache nazionali anche, per cui eh, poco ci è mancato. Insomma, non si ha neanche quella Giovane. Della, della, della tra l'altro, sono 338 minuti che è imbattuto e l'ultimo gol incassato è proprio quello non contro la Juventus Next Gen, il ventiduesimo del primo tempo. Eh beh, dolce melodia per. Eh, no, beh, è capitato molto spesso pure a me di avere un'imbattibilità ogni volta che se ne parlava. Stavo lì sempre a tocca perché ferro perché sempre ehm, così. Però, sì. però eh, prima Loreno diceva una cosa importante. Eh, I giornalisti devono fare le pagelle, devono cercare le situazioni. Chi lavora, eh, con, nello staff o l'allenatore guarda la prestazione in toto della squadra. Eh, poi è normale che ci sono quei calciatori che ti possono risolvere le partite. Però in questa squadra non è che tu trovi il giocatore, almeno quella è l'impressione che fa a me. È una squadra che, c'è proprio nel modo di giocare, riesce a portare tanti giocatori alla, alla, fase, conclusiva. alla fase conclusiva. Per questo c'è chi si arrabbia, chi, chi magari vuole segnare, perché è proprio il modo de, di esprimere, che si esprime questa squadra, che porta tanti giocatori a, a cercare la via del gol. Questa è sicuramente una... È una dose importante quello che riescono a trasmettere il, lo staff, partendo da Uteri e tutti quelli che comunque gli, gli girano intorno. a, 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 a Oteri, al Benevento. A far divertire la gente. È vero, è vero. La gente si diverte, a intervallo 0-0, ancora i due posticipi. La svolta, la svolta in trasferta, però ne abbiamo anche un po' parlato. Loreno, secondo te c'è una partita che ha rappresentato la svolta nel senso che vi ha dato consapevolezza di avere delle potenzialità? Perché Autori dice siamo bravi. Ecco, c'è una partita che vi ha dato veramente questa consapevolezza? Magari anche l'ultima, Ma no, eh? No, no, sai perché? Perché come diceva bene Luigi, la, noi da quando siamo partiti? Abbiamo perso la prima partita di Coppa Italia. La squadra ha avuto sempre una crescita, sempre, Graduale, capito? Graduale, partita dopo partita, dove si sono trovati più meccanismi, dove si è trovato più, ehm, più aggressività, perché non siamo partiti. Per come siamo ora che siamo subito aggressivi, togliamo il tempo, spazio agli avversari, giochiamo molto nella... Questo è frutto di, di tutto il lavoro che c'è dietro di eh, coordinare i movimenti della squadra, perché se ha voglia che tu vai a pressare con gli, con gli attaccanti nell'area avversaria e poi non ti vengono dietro i centrocampisti e poi non ti vengono dietro i difensori, cioè, per arrivare, vale. a, per arrivare a questo ci è voluto un, un po' di tempo nell'inculcarlo anche ai calciatori, che non è, non è una cosa semplice, questo è un modo di giocare che onestamente devo riconoscere che ha il mister e che in, in altre situazioni l'abbiamo la, 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 visto, l'abbiamo appurato. Che siamo partiti in un modo e poi pian piano 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 l'abbiamo visto come crescita nella, nella squadra. Ecco, il Benevento sta, sta avendo questo: sta avendo una crescita. Sta avendo, ehm, perché merito va anche ai calciatori, eh, perché la, la crescita si ha perché i calciatori seguono l'allenatore, eh, sono, la, sono predisposti, la crescita c'è perché vogliono. Anche i calciatori quel tipo di atteggiamento gli sta piacendo, capito? Non lo, non lo rifiutano. E questo è importante. E francamente, ora siamo Magari in un. Si divertono anche loro. Si divertono, si divertono, come se non si divertono. Non solo il pubblico. Siamo anche in loro. questo momento siamo. Stiamo, stiamo facendo bene, eh, aiutati forse dal fatto di riuscire a sbloccare subito il risultato, ehm, perché quello influisce pure, influisce. ci stiamo riuscendo, però la cosa che, che più importa è che riusciamo a giocare le partite dimostrando di avere un'anima, dimostrando di tenere alla causa dimostrando di non tirarsi mai indietro di, di andare a fare i contrasti per come si devono fare cose che magari l'anno scorso un pochettino eravamo un po meno frequenti da questo punto di vista mm, l'abbiamo conquistato Dopo, con quest'anno ci siamo avvantaggiati perché logicamente veniamo da una riconferma. Veniamo con giocatori che già eh, conoscevamo e che già si sapeva per come, perché poi c'è da dire eh, che noi lavoriamo tanto, lavoriamo tantissimo. I e... E ragazzi ogni tanto bestemmiano, <ride> voglio dire in campo. Però, però non si fermano mai, sono sempre lì. E quindi questa è una cosa importante pure questa, perché si stanno calando dentro la realtà i calciatori. Ci stanno calando. Speriamo che, di, di resistere il più a, lungo più a lungo possibile. Gianluca, possiamo parlare di svolta a Potenza o ancora presto? Ma no, io dico che ancora presto, um, svolta per fuori per casa, sì. perché insomma, eh, sicuramente, come dicevo prima, il, mm, a Potenza si è riusciti perché poi, se andiamo ad analizzare anche le partite ma anche la stessa di Monopoli, cioè, se Talia fa gol all'inizio primo tempo probabilmente la partita è... Si là, si era, insomma c'è un, un altro binario come a Catania, il secondo tempo di Catania, le presi. io penso che là, forse, ecco, parlando un po' di svolta, la Benedo forse ha capito di quanto era forte, quel secondo tempo dopo un primo mm -hmm. tempo dove il Catania ti ha surclassato dal punto di vista fisico e dell'aggressività. Secondo tempo il Benendo l'ha presa appallonata è detto anche dai giocatori tra, tra, da Sturaro, tra l'altro del, Cata, del Catania stesso Quindi là secondo me Il Benetton ha avuto la prima consapevolezza Di quanto poteva essere Sono forte Sono d'accordo Nonostante quella partita l'abbia persa Però in quella partita là il Benetton ha capito Che arrivi 5 volte davanti alla porta Può capitare a Catania che non fai gol Ma dopo farai gol E poi sta succedendo quello Ripeto, adesso va tutto bene Potenza è stata quella partita col Sorrento che sei riuscito a fare la tua partita perché hai segnato subito e questa squadra, come dicevamo prima, una volta che ti fa gol non è una squadra che si mette l'altra spetta, è una squadra che ti aggredisce ancora di più approfittando il tuo momento di... infatti non a caso capita spesso che fai gol nel giro di 5-6 minuti facciamoci caso anche a questo perché loro approfittano del momento di, eh, di difficoltà della squadra avversaria dove aveva preso il gol e questa è una cosa insomma credo anche mh, dove ci lavora anche la squadra perché va sempre ad aggredire ad aggredire alto. non è casuale ecco, no, non è una cosa, ma io cosa penso cercata. che questa squadra è di casuale non non abbia questa è una squadra programmata per fare questo Luigi risposta secca ecco una partita di queste prime, perché insomma siamo sicuramente oddio, non proprio all'inizio qualcosa si inizia a vedere, però che ti ha colpito? Sai, dove dice? Io sono rimasto impressionato, ho capito la forza del Benevento, ce n'è una. Sicuramente quella col, potenza. quella col potenza. Però secondo me quella col Catania, più che svolta mentale, secondo me è la svolta tattica. Perché ricordatevi la posizione di Borello il secondo tempo a Catania, che è quella che ha un po' spaccato tutto è vero. E, e ha cambiato un po' tutto? Perché lì si è avuta la consapevolezza che questa squadra possa giocare anche 4-2-3-1, e da lì poi è nato tutto il resto. Perché col Potenza poi c'è stata quella posizione ibrida da campo e tutto il resto, da lì è nato tutto. E credo che um, in quella circostanza Oteri abbia capito un po' di cose. A, a lui, a Catania, ha capito che questa squadra in questo momento non può fare a meno di Prisco. E ripeto, ha capito che questa squadra può giocare con un guastatore alle spalle delle punte. Gennaro, è difficile per te, perché poi la primavera deve seguire no? quelle che sono le indicazioni tattiche della, della prima squadra. Non dici, Però non è così? Non è così? <ride> no, non è così, nel senso che noi giochiamo con un modello diverso. Che Però con... generalmente non deve essere. A... La, la primavera giochiamo... non deve seguire. Non essere. Nel senso, così. che tu vedi. Allora, noi abbiamo eh. una rosa con, faccio un esempio, eh, con 6-7 centrali di difesa. Allora, non, non avendo terzini, ah, allora okay. abbiamo, a tre. <ride> giochiamo a 3 no, Poi perché abbiamo una 17 che l'anno scorso no. giocava a tre. Bravo, sono sono diciamo, ereditato molti ragazzi della 17, l'anno scorso giocavano a tre. Comunque, alla fine, poi abbiamo degli esterni molto bravi che riescono a fare tutta la fascia. Eh, devo Quindi dire. giocate in modo diverso. Giochiamo in modo diverso, però diciamo la filosofia, no? la filosofia: il modo di essere propositivi, un po' come la prima squadra, lo siamo anche noi. Noi cerchiamo di imporre il gioco dove andiamo a giocare. Eh, cerchiamo di. io e il mio staff di. Di, 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 di far capire ai ragazzi di essere propositivi, devono avere personalità, non devono avere diciamo, timore nel giocare, nel rischiare di fare le cose. E devo dire che i ragazzi da questo punto di vista so, stanno rispondendo veramente bene. Perché Loreno, io lo so, che una cosa è il modulo, l'altra è l'interpretazione. Quindi qualcosa l'ho imparata anche io in questi anni, capito? <ride> E dopo ti dirò altre cose, ma dopo la pubblicità, ed eccoci di nuovo in studio. Andiamo su un argomento che in effetti ha già un po' anticipato, o meglio, ha detto la sua Loreno Cassia, la slide tutti titolari. E vi voglio far sentire proprio le dichiarazioni di auteri eh, dopo sorrento Benevento, cosa ha detto su un aspetto importante. E siamo bravi, è eh, vero, eh, ci alleniamo per eh, applicare questi criteri, i nostri contenuti tecnici sono elevati prima della partita. Eh, con quelli che erano negli spogliatoi mentre il gruppo pseudo pseudotitolari stava scaldando, pensavo well, ce ne sono altri 11, anzi, esattamente eravamo 12 a parte i portieri e tutti avrebbero potuto giocare. Questo per me è una grande forza. E quindi andiamo avanti, avremo bisogno di tutto il campionato è lungo, siamo appena alla decima giornata di campionato, andiamo avanti. Gennaro, tu sei esperto veramente di campionati, ne hai vissuti tantissimi, la forza della panchina è fondamentale. Sì, la forza del gruppo è fondamentale. Io ho avuto la fortuna di vincere da calciatore sei campionati, uh, tre di C ne ho vinti, ma anche quelli che ho vinto uh, di B. E devo dire che non, non ho mai vinto un campionato senza un gruppo forte alle spalle. Sempre così. Nel momento in cui tu trovi eh, quell'alchimia insieme ai miei compagni, il mettere da parte eh, il, lo, il, suo, il proprio orticello e, e, e ragionare da gruppo, da squadra, da obiettivo, alla fine dai una grandissima mano all'allenatore, perché veramente poi quando ti alleni bene, quando sei sul pezzo. E come diceva anche Auteri, il campionato è lungo ci sono penso, altre eh, 20 partite, 28 partite e, e ci, ci, sicuramente ci sarà la possibilità a tutti di, di poter esprimersi. Quando lavori bene e, e lavori di gruppo, alla fine eh, i risultati vengono sempre. Perché il lavoro ripaga, eh, l'essere professionale ripaga, perché io, anche io con i ragazzi lo, lo ricordo sempre. 11 scendono in campo, gli altri devono, ci saranno 5 che subentreranno e ci sono molti che purtroppo non faranno parte della partita, però pian pianino mettetemi in difficoltà, perché se lavorate bene mi mettete in difficoltà, se non lavorate bene mi date a me una mano, anzi mi facilitate il lavoro perché poi so a chi scegliere e devo dire da questo punto di vista ragazzi lavorano bene. Eh, quando si fa unione al di là di quello che poi sono gli aspetti tecni tec tecnico-tattici, alla fine eh, il risultato arriva sempre. Gianluca, pensare ad Acampora in panchina è resia, ma poi come fai a togliere i Simonetti? Eh, ma non solo Acampora, come diceva il mister ce n'è più di qualcuno. Eh, è chiaro che là ci deve essere la bravura dell'allenatore perché tenere tutti sulla corda, tenere tutti sempre eh, cercare, ecco, con le cinque sostituzioni ben vengano perché insomma alla fine ti permettono anche di, eh, di gestire un gruppo così numeroso e quindi eh, come sta facendo tra l'altro mister Roderi, se mai una domenica tocca uno, una domenica tocca un altro perché poi eh, chi entra si vede che ha anche voglia di dimostrare eh, come è capitato a Cambra, lo stesso Lanini nelle altre partite. Ma mm, come dicevamo prima, adesso si gioca bene o male con gli stessi uomini, ma tra qualche giornata iniziano a rivelare i problemi. Speriamo di no, però le squalifiche sono fisiologiche. Qualche inf piccolo infortunio può essere fisiologico, è chiaro che tu devi avere, non puoi avere un giocatore che ha cinque minuti nelle gambe e deve sostituire un titolare, cioè chi stava giocando prima di lui. È chiaro che devi essere bravo, come insomma, penso che Mister Roderi, dal lato della sua esperienza, lo sia: a tenere tutti sulla corda. Eh, e io insomma, sto vedendo un gruppo anche, che, eh, anche durante la partita. Vedi, Sonia, si vede anche un gruppo che si aiuta tra di loro. Io, facevo caso, Starita quando è entrato, no? è entrato all85 esimo Starita non segna da, 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 da tanto tempo, ha rincorso tutto e tutti, trema, ha voglia di giocare quel ragazzo, che, cioè, si percepiva, quindi ci percepisce che lui ha voglia, sta bene, si sta allenando bene, perché si vede quando un giocatore entra in campo, che mamma mia, gli ultimi cinque minuti, Ed è, è sintomo di professionalità, ma anche di voglia di dare il suo piccolo contributo alla squadra, come ho visto per l'Ingeri, per, come diceva prima Luigi, per voglia di, di strafare ha perso una palla a centrocampo, ha rincorso il difensore fino a sotto l'area di rigore nostro. Quindi questo ti fa capire una squadra anche che si aiuta molto e quindi non c'è nemmeno questo grande, eh, diciamo, poi tra titolari riserve, lo sanno che sono tutti che domani può giocare Simonetti, dopodomani può giocare a Cambora perché insomma. Quando fai parte di una squadra importante, eh, vediamo in Serie A, no? quando fai parte di una squadra importante c'è gente che costa milioni di euro e sta in banchina, semmai non gioca per, per 4-5 partite. Pensa in Serie C dove voglio dire, non girano quei soldi, però ci sono anche giocatori importanti che in quel momento non riescono a giocare, però arriverà il loro momento, arriverà, saranno protagonisti, ma que questo fa parte anche di, far parte di un gruppo importante che con un obiettivo importante. Luigi ti faccio sentire Ferrara, cosa ha detto in merito? Quando sei arrivato a Benevento immaginavi che ci fosse tanta concorrenza, che fosse così difficile conquistarsi il posto in squadra. Ciao, assolutamente sì, perché Benevento è composto da tanti giocatori forti, cioè più, tutti quanti siamo forti, poi soprattutto anche giovani tipo Viscardi che ora sta, sta occupando la, la mia posizione, un giocatore molto bravo essendo anche un ragazzo giovane, quindi assolutamente sì, eh, bisogna lavorare tutti insieme come, come, come stiamo facendo, siamo un gran gruppo e dobbiamo, and dobbiamo andare avanti così. E' onesto Luigi? Secondo me sì. Mm, secondo me è onesto eh, perché riconosce che in questo momento il compagno eh, sta fa facendo meglio. Secondo me eh, devo dire la verità, eh, è vero che sono tutti indispensabili, eh, però è anche vero che eh, l'allenatore poi deve fare le scelte e a volte deve, deve a rischio di essere impopolare, ma le deve fare, deve andare dritto come un carro armato, soprattutto senza esitazione. Autario è uno che da questo punto di vista va dritto per la sua strada e, e ti dico di più. E adesso è un momento in cui è, è quasi remida, qualunque cosa tocca diventa oro. Faccio degli esempi. Wow. Eh, faccio degli esempi, ragazzi, ma per cui gli va tutto bene. Di che cosa dobbiamo parlare? Uh, per l'ingeri c'entra avanti. Uh, non segna, anche se partecipa all'azione offensiva, la subentrato subentrato fa 4 gol, lui insiste su Perlingiri, si sblocca per Lingiri e ti fa 3 gol in due partite. Viscardi Ferrara, Ferrara si fa male, entra Viscardi, fa Benino, poi quando tutti pensano che rientri Ferrara, lui fa giocare ancora Viscardi, Viscardi fa l'assist per il gol di Berlinghiera a Sorrento e fa una grande partita. Andiamo oltre, eh, possiamo parlare anche di Prisco, no? lo stesso che viene come dire, accantonato a Catania, forse perché ehm, magari in, una, in uno stadio con 20.000 persone lui poteva pensare, ci ha messo un tempo per capire che Prisco da lì non si deve togliere, lui continua e insiste con Prisco, vogliamo parlare di Capellini-Tosca? <ride> Capellini eh, insomma, ha qualche incertezza, lui mette Tosca, insiste con Tosca, Tosca fa il primo gol eh, della carriera in una squadra di club. Cioè, um, eh, tutte queste cose eh, sono tutte scelte che hanno una finalizzazione e che comunque stanno, avendo, stanno producendo degli effetti, non sono delle scelte che rimangono asettiche. Cioè, I risultati si vedono e sono figli anche di queste scelte. Per cui in questo momento eh, sta avendo ragione lui. Quasi su tutto, eh, cosa gli si può dire? Anche le intuizioni, l'intuizione di eh, Borello a Catania in quella posizione. La settimana dopo, sapendo che Borello non può giocare all'inizio, a Campora in quella posizione si fa male a Campora. Si reinventa Simonetti come se fosse un trequartista eh, che gioca sull'esterno, e arretra Manconi, cioè eh, lo mette in posizione di rifinitore cioè lui eh, queste sono tutte intuizioni, perché? Perché dopo che a Campora si fa male lui non vuole rinunciare a quel sistema di gioco e, e, e quindi inizia a pensare e a capire in che modo deve ovviare con un calciatore che magari abbia delle caratteristiche vicine ad a Campora, non ce l'ha a quel punto che fa, fa usa, utilizza Simonetti che l'anno scorso ha fatto giocare Addirittura uh, da, da esterno, uh, sia da, da, da quinto ma anche a volte nel sì, tridente. Sì, sì. E, e lo utilizza in quella posizione. E lì capisce che poi arretrando Manconi lo può sfruttare per le doti di palleggio che ha. Perché Manconi è uno che tecnicamente forse è il più forte di attaccanti che abbiamo. E sa sempre come dare il pallone. Andiamo a vedere che Manconi anche, ha prodotto anche assist oltre che gol in quella posizione, per cui tutto questo fa capire che lui adesso. Ha assoluta padronanza del, uh, del giocattolo, assoluta padronanza, e sa cosa deve muovere e io lo vedo molto a molto a suo agio. Ci sono allenatori che arrivano a un certo punto che sono spaesati, non sanno più come devono raddrizzare la baracca. Lui ogni volta che c'è uh, un problema che, uh, che arriva un intoppo, sa sempre come risolverlo. Loreno, ma perché? Auteri la formazione ai calciatori la comunica all'ultimo momento perché effettivamente si porta dietro dei dubbi o perché vuole tenere tutti sull'attento? No, no, è un modo suo di. ha fatto sempre così e credo che farà sempre così, è proprio per tenerli tutti sulla corda. E non nascondo che ci sono state delle volte che ha avuto delle sorprese, informazioni e quindi o quello che veniva tolto al posto dell'altro, insomma tutti si dovevano fare trovare pronti, quindi secondo me è il, il giusto metodo per andare avanti. Lui fino alla fine prova sempre con, con 22 calciatori, sono doppia squadra. Sempre, in qualsiasi tutti i lavori che si fanno fino al venerdì, fino al sabato mattina, fino anche la domenica quando a volte facciamo le partite di sera, andiamo a fare i movimenti eh, in previsione degli avversari, ci sono sempre due squadre, due, due coppie, no, 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 due coppie mischiate, eh. non eh. la squadra titolare e eh. una riserva dietro, cioè, i due ma mischiate. due squadre proprio mischiate. E tutti provano lo, il movimento da fare per aggredire, per non aggredire. Quindi tiene tutti sulla corda. A te la dice. <ride> allora è difficile, a volte ah, uno quando, <ride> quando ha qualche dubbio. No, ma perché tanto poi non è, che, no, non è che ci vuole tanto. Quando siamo là, lavoriamo assieme, bene o male, si, si capisce quello che. È ogni tanto può avere qualche dubbio e magari ne, ne parliamo, e però voglio dire la formazione in linea di massima si, si, è, si arriva a capire quale, quale possa essere, però la cosa buona è ripeto, che tiene tutti sulla corda fino alla fine. <ride> Poi voglio aggiungere una cosa a proposito di quelli che sono fuori. Sì, vai. E noi sì parliamo sempre di Borello, Acampora, eh, ma noi abbiamo tanti altri giocatori che sono messi, eh, in questo momento sono eh, utilizzati pochi e sono pure dei giovani che sono validissimi, perché noi abbiamo in squadra giocatori come Peltri che veramente è un, eh, un ragazzo di, di grandi aspettative e che purtroppo in questo momento si sta trovando chiuso perché c'è un giocatore eh, di, come Shadi o Gadda che... Ma anche di Sena mi hanno parlato in prospettiva. Eh, se, ma infatti volevo aggiungere Sena perché anche Carfora, non ci dimentichiamo abbiamo pure Carfora dietro che per un infortunio è stato fermo e ora ha ricominciato, ma è un giocatore che non ha, non ha nulla meno degli altri. Un giocatore importante, quindi eh, io dico che la rosa che abbiamo è una rosa molto competitiva, una rosa che se non commettiamo errori né noi e né loro, calciatori, ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Gol del Potenza, questa è una notizia favorevole al Benevento perché il Picerno poteva salire. La Lachina, quindi Picerno 0 potenza 1, ancora 0 a 0 Casertana Cavese. E allora andiamo subito con la prossima slide perché a questo punto ce la chiamiamo L'Allungo perché effettivamente il Benevento era già in vetta eh, di nuovo perché era la seconda volta, però questa volta ha rosicchiato punticini sulle altre, il Catania pareggia, il Cerignola addirittura una scoppola, se guardiamo anche. Il turno che si è giocato, così facciamo un focus. Abbiamo parlato ampiamente di Sorrento-Benevento eh, 3-0 con i gol di Perlingeri, di Tosca e di Lamesta. Se con l'aiuto di Paolo Romano mettiamo anche la prossima, ecco, la, la prossima, scusate, le partite, il turno che si è giocato: Latina, Altamura 0-2, Sorrento-Benevento 0-3, Turris Giuliano 2-0. Foggia Catania 2 2 con il Foggia che vinceva 2 0 contro il Catania. Poi allo scadere è riuscita la squadra di Toscano a pareggiarla, rosicchiando un punto importante. Juventus Avellino 0 3, questa squadra di Biancolino che non vuole più fermarsi. Cura che funziona rispetto a una partenza veramente deludente di eh, Pazienza. Trapa di Cerignola 5 1. Messina, Monopoli 0 a 0, Crotone Taranto 2 a 1 e poi appunto i live di Casertana, Cavese 0 a 0 parziale, Picerno Potenza 0 a 1. Eh, Gennaro scuotevi la testa quando hai visto questa slide, proprio non ti piace l'allungo. No, presto? È, è presto, è, penso che 4 punti. Guardiamo anche la classifica, certo. Eh. Si deve guardare, quattro punti danno ancora quello spazio, capito, di, di poter eh, non dico giocare con serenità, ma di avere, di avere magari quel, quel gap che a lungo andare può, può sicuramente fare la differenza. Però il, i campionati, quello di C e forse anche quello di B, quello che. Porta sempre più a l'equilibrio, cioè l'equilibrio dei risultati, la, la, quella. Uh, come si può dire? Uh, Una continuità, quella continuità. Sì, bravo, quella continuità. Uh, non è che, I filotti vanno benissimo, però la cosa importante è che sicuramente ci saranno a volte qualche punticino in più, qualche volta qualche punticino in meno, qualche pareggio. però in un campionato, se tu mantieni uh, continuità di risultato. Tu sei della mia filosofia, non perdere. Alle volte anche il punticino allora, te lo puoi ti dico, trovare in cascina. In, in casa devi cercare di veramente di vincerle. di vincerle. Fuori casa ogni tanto, anche su certe situazioni, su, anche sul campo difficile, come è capitato magari a Monopoli, o che le posso dire, magari beccherai tra nel giorno di ritorno le scuole che si devono salvare, che ti vengono a fare le, le, le barricate. Portare a casa eh, sempre anche il punticino è sempre importante poi la differenza la fanno gli scontri diretti e Gianluca eh, insomma stai là l'allungo un ma piccolo cosa pensano gli altri? Eh? sicuramente si sì, diciamo dai un segnale al campionato sembrerà una frase fatta ma io la classifica ottobre non l'ho mai guardata né quando stavamo facendo con energia la classifica aggiornata no. con il risultato che vede il Picerno sì. al momento. Eh, credo che diciamo, non vado a guardarla, io quello che guardo è la, la, il cammino e la crescita della squadra, al di là della classifica e sicuramente come dicevamo prima il Benevento sta avendo una crescita consapevolezza, crescita costante delle, delle proprie possibilità, delle proprie qualità. Tra l'altro con ampi margini di miglioramento, perché insomma, lo dicevamo prima, ancora tanti giocatori fuori, giocatori importanti ancora che non sono al top. Quindi, ovviamente, è una squadra ma che. Ma sei proprio un pompiere? Eh? Sei proprio un pompiere. No, è una squadra che un deve crescere. diventare un pompiere. È un carabiniere, invece. Un'altra un una vita, un vita, vita avrebbe fatto. Però voglio dire, è chiaro che beh, ma non possiamo dire il contrario. È chiaro che però devi mantenere poi l'umiltà. Non devi essere pensare già di aver vinto il campionato no, perché no. sai, al 20 ottobre c'hai quattro punti avanti, questo assolutamente no. Però è una squadra che secondo me questo penso insomma sarà un leitmotiv del campionato, non è una squadra che si gestirà mai. Io penso che questa squadra proprio di gestirsi, proprio. Questa è una squadra che va sempre, andrà sempre. Eh, semmai più che fare il punticino, è una squadra che perde e vince, perde e vince. Ma il punticino... Ma, ma, ma non ehm, anche dico, perché... Dico, dico, sì, no, no, non però dire è una squadra che... No, 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 ma ci giusto. Eh. Oggi no, si le partite perché per vincere, tipo a Monopoli riesci all'85, se eh. eh. non puoi prendere colto Auderi, Auderi calcio eh. A ma... dice, si specula nei minuti di recupero. Brava. aspetta, degli <ride> ultime <ride> quattro giornate. Degli <ride> ultime <ride> quattro giornate. Nei <ride> minuti di recupero. <ride> 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 Quindi <ride> voglio No, nel <ride> senso che Benevento è... No, ma la filosofia è così, io io penso lui che Luigi è innamorato di questo Benevento no, è Luigi innamorato della mentalità che è diversa cioè nel senso che quando tu giochi sempre per vincere non esiste uno e apparente a zero cioè per me tante volte meglio provare a vincere a prenderne tre che giocare per prenderne uno secondo me io sono ah, di vabbè. questo parere io a Monopoli a, veramente ha perso ma ha provato a vincere cioè è arrivato a un certo punto ha messo un attaccante in più perché ha dato un segnale alla squadra con quel cambio dicendo la dobbiamo portare a casa, poi hai perso, ci sta che perde. Ma guarda, è capitata la stessa ma cosa. Ma magari quel punticino no, era un ti Ho già spiegato che più. la matematica, l'altra volta lo dissi anche all'amico Specchia che stava qua, la matematica... Che ti manca non terribilmente... È, non è un'opinione, sì mi manca, non è, io amo tantissimi numeri, ma dicevo, la matematica, con l'altamura che hai fatto, hai vinto. Se ti mettevi là, quella è un'altra partita dove ti potevi prendere il punticino, invece Otero ha messo 4 punti al quarantesimo del primo tempo perché la voleva vincere. Se ti prendo un punto con l'altamura la la sblocchi... e un punto col Monopoli hai fatto due punti. Tu così ne hai presi. Però lì. Luigi con l'altamura la, la, sbloc... la sblocchi con calcio piazzato. Non la sblocchi con l'altamura, la sblocchi con calcio piazzato. Io parlo piazzato. dei segnali e degli intendenti. Non la sblocchi perché Luigi. hai messo 4 eh, attaccanti. È così, allora. Sì, mm. è dato tutto da quello che ho detto. Del fatto di accontentarsi del punticino non è accontentarsi del punticino, andare oh, per il pareggio. Quando non la puoi vincere, io Va a vincere no, fino al 95esimo la partita, poi no, se viene, viene fuori. No, se viene fuori il pareggio, eh, ma se ma lo portiamo no, a casa. Scusami, no, ma tu l'hai vista no. a giocare sta squadra. Se ma ti pare una squadra che si può contendare due pareggio. Ma manca il 96 eh. Si vede che. L'ho detto all'inizio cioè, della trasmissione. la sono positiva. Che cercherà di vincere la partita, poi magari non la vinci, hai dato il massimo a vincere. Fuori casa, magari un puticino fuori casa lo porto sempre comunque a casa. Non farà mai. Però per Lorenzo non, lo non è anche un po' presunzione questa. Eh, per, per, ma nel cazzo si vince con la presunzione, Sonia. Allora, la la Juventus l'anno scorso era presunzione. Prenalo. Noi cerchiamo <ride> di vincerle tutte le partite, che poi alla fine <ride> eh, ci può venire un pari accettiamo anche il pari ma cioè lo accettiamo questo. perché ci viene non perché lo cerchiamo ma, eh, ma lo vogliamo, la vogliamo vincere e questo è il discorso che diceva Iezzo noi cerchiamo di vincerla quando poi non ci riusciamo accettiamo, accettiamo anche il pari ci mancherebbe come è stata a Messina Vabbè, anche ti rimane come... anche rammarico perché dice "Mia, la potevamo vincere però insomma ci sta anche il parco. Poi alla fine hai di perdere, abbiamo La rischiato di per perdere, perdere. <ride> però hai provato sempre a vincerla: sempre, sempre. sempre fino Però, te riparla anche della gestione dei momenti, nel senso che devi provare a vincerla, ma sulla 0 a 0, sullo 0 a 0, non devi mai prestare il fianco all'avversario, perché se poi devi andare, tutti. Certo, in avanti quello, quello è un altro discorso, concedere certo. poi all'avversario e lì il discorso che faceva Gennaro devi vincere ma senza mai sbilanciarti troppo e perdere quell'equilibrio che poi ti può portare a prendere gole a uscire sconfitto si, capito, non ma è d'accordo nemmeno Lorino, quindi ti sta dando ragione è e certo, e certo che mi sa perché a parole è facile sì. dire sì. la gestione ecco. ma quando quelli tu quelli una squadra che atteggiare. educhi per ammazzare l'avversario ma come fai a dire Oh, attenzione dobbiamo tenere equilibrio ma qual'equilibrio? quel tipo di atteggiamento magari Potrebbe diventare un Bra. segnale alla squadra di eh. aspetta, eh, non dobbiamo prendere gol. Ah. Prima allora invece non, non deve essere ma questo. Ma è una confusione, cioè, inizia a fare. Non prendere gol. Non si può prendere gol tenendo l'avversario Il più lontano possibile dalla porta. Cioè, nella sua metà campo, sempre, capito? E non prendi gol. È difficile che prenda, c'è anche da dire, eh, che ci poi... sono anche squadre che vincono. Vedo il, ricordo il Napoli sì, proprio ma due ma giorni fa, arretrando il baricentro sono nel sono primo la tempo. La vince no, no, il no, lo applicano già perché se andiamo a vedere, noi parliamo tutti dell'attacco del Benevento: no? di questo attacco portentoso, secondo miglior attacco di tutta la Serie C. Primo miglior attacco del girone, miglior differenza. Reti più 19 di tutta Seconda la Serie la difesa, C. Penso. Aspetta, Seconda e lì volevo arrivare, attenzione. Loro sono, il Benevento ha la seconda miglior difesa di tutta la Serie C e ha la miglior difesa fuori casa di tutta la Serie C. Che cosa significa? Significa che attaccando riesce anche a non subire. Ma attaccando sempre con quella filosofia. Il fatto di avere anche attenzione. Io la miglior posso difesa è sempre l'attacco. Io posso attaccare, ma l'importante sono le coperture preventive. Cioè, Quando parlo di disporre il okay. tutto. Vabbè, ma quella è la questione è... tecnica. Comunque, no, no, eh, eh, nel discorso, eh, noi è... quello stiamo dicendo. Ma che diciamo? Parlavamo di atteggiamento. Fino adesso abbiamo parlato di atteggiamento. Ma non è una questione di atteggiamento. È chiaro che l'atteggiamento è propositivo. Però ci sono momenti della partita dove magari devi fare una lettura diversa per per poterla vincere fino alla fine, perché se poi non fai questa lettura, poi la perdi, e quindi comunque non l'hai vinta. Eh, Propositivo è una cosa, l'ultroffensivo è un'altra. Per me il Benevento gioca in modo ultroffensivo, cioè è una squadra che propositiva è nata cosa? Propositivo è quando tu palleggi e quando riesci arrivi, lì è diverso, lì devi, vai, vai sempre, cioè tu hai visto Sorrento-Benevento, eravamo lì eh, accanto, uno accanto all'altro, cioè... Eh, non c'è stato una. Ci sono stati i primi 25 minuti. Il Sorrento non è mai uscito dalla prova. Area: Cioè, mai? Neanche una volta. Forse sul 2-0 che ha avuto quella mezza occasione. Il resto li hanno messi sotto. Il Benamento ha cominciato giocando bene a sinistra. Tutum, tutum, tutum. Sì, Al terzo tentativo fa gol. Al terzo tentativo Piscardi già prima. E allora la questa domanda la faccio a Loreno, visto che ti sta dando ragione. È ultra offensiva perché nei minuti finali, gli ultimi 10 minuti, non l'è stata? Se una squadra è sempre ultra offensiva perché nei minuti finali poi ha sofferto e non si dovuto fare qualche parata? Ed è parata. quello che un pochettino <ride> si lamenta il mister. Ah, doveva essere poi ultra offensiva calo, anche alla fine? È un calo di concentrazione perché si è pensato che quella partita già era già finita. E allora abbassi un po' l'attenzione e gli dai la possibilità… Eh, di riaprire la partita. Guarda, io prima di mandare la pubblicità, con l'aiuto di Paolo Romano, mi devi mettere la prima slide, perché siete mostruosi, cioè effettivamente, Gennaro, dall'inizio alla fine, super offensivi. E ci sono ancora tanti altri argomenti, perché Loreno ci deve... Ah, devo fare il giochetto con te, quello che ho fatto con Acampora dopo la pubblicità. Ho perso la voce perché voi pensate che durante la pubblicità possiamo riposarci, contruso non è possibile. Cosa volevi dire al pubblico di 8 gol? No, no, io volevo, dire, volevo fare una precisazione. ecco. Eh, sempre, le tue precisazioni sempre. No, gli, obiettivi delle squadre, gli obiettivi delle squadre, eh, secondo me, eh, si possono individuare anche attraverso un'analisi di quella che è l'impostazione che quella squadra dà all'inizio del campionato. Questo Benevento ha dato impostazione. Verso un progetto dedicato ai giovani. Oggi questo Benevento gioca con cinque under titolari della, prodotti della cantera, di cui un 2007, un 2005, un 2004 e un 2003, ok? Questo che cosa significa? Significa che il Benevento, dando questa impostazione, ha messo in conto che questo campionato non si può vincere, per cui non è assolutamente il candidato alla vittoria finale. Diversamente, se andiamo a vedere le classifiche del minutaggio. Anche delle altre squadre del girone C, noi vediamo che le squadre che stanno a zero minuti per i giovani dopo le prime sette, perché voi sapete che il bonus vanno a tranche e quindi si considerano a sette partite alla volta, nelle prime sette, zero minutaggio per i giovani, Avellino, Cerignola, Travani e Potenza. Queste sono le quattro squadre che, e non a caso, sono squadre che hanno queste hanno un obiettivo dichiarato, il Potenza e il Cerignola ad arrivare ai playoff. l'Avellino e il Trapani, eh, di e anche il Catania, 5 sono, e Catania, Avellino e Trapani di vincere il campionato. Non è il Benevento che deve vincere questo campionato, perché il Benevento ha fatto e ha attuato una politica verso i giovani. C'è mister Cassia qua. Ma lo possiamo chiedere anche a Carli che sta a casa, che magari ci sta seguendo, o al Presidente Vigorito o ad Auteli. Scusatemi, ma voi una volta che avete incanalato questo progetto, voi eravate convinti e pensavate che dopo dieci partite eravate primi con quattro punti di vantaggio? Mister. Infatti. Progetto dei giovani, si va avanti, si lavora. Noi onestamente non, non ci sentiamo i primi della classe perché... Perché non lo siamo, ci teniamo in questo momento, questo momento positivo che stiamo, che stiamo passando, non ci deve distogliere dal nostro modo di lavorare, non ci deve distogliere. Sappiamo che ci sono delle, delle squadre importanti, tipo Catania, tipo Avellino, eh, lo stesso Trapani. Ma noi mi anticipi non ci sempre noi, gli argomenti noi non ci sentiamo onestamente inferiori agli altri, eh. ci giocheremo il campionato per quello che sarà. Sarà il campionato, poi, alla fine a dare i giudizi finali. Quindi e andiamo quindi, avanti, tranquilli, con e quindi, serenità. Quindi, eh, non c'è sillo di più, no? No, quindi no. si chiama la prossima slide di slide. Slide! The slide, <ride> vediamo. L'antagonista te Se la sei chiamata, ovviamente. A breve avremo anche un collegamento a Ettore Intorcia al Corriere dello Sport. Così eh, lo facciamo entrare nel vivo di questo discorso. Tu hai giocato a Catania. Gennaro, sai che lì il pubblico sì. nulla togliendo a quello Boom. Beneventano, per carità, sì, che sì, sì. anzi, anche lì ci sarà una bella nota perché va fatta e merita. Però Parliamo come Benevento, anche Dudenza, Catania Poi ha un bacino di udenza molto, più, molto grande. più grande. Però vedevo un po' le antagoniste. Penso che per qualità dei calciatori eh, siano quelle là che insieme al Benevento si giocheranno fino alla fine. Avellino biancolino. e Catania? Io l'Avellino l'ho la vista dalla cura Biancolino. biancolino. Una squadra anche, anche la Verina è una squadra molto propositiva, anche giocatori importanti e rispetto a, forse a Catania e Trapani è quella che fa più paura. Alla fine mi sa che Biancolino ti deve dire grazie. Lo Sai che lui stava venendo ad allenare la primavera ah, del sì, Benevento? L'hai visto? Hai visto? Alla fine è andato ad Avellino, una squadra, una prima squadra, vabbè, quindi vabbè, ti devi dire grazie. Eh. Diciamo, no, mi fa piacere per Raffaele, mi spiace per, per Michele, che è il mio ex compagno di squadra. Eh, è vero, con pazienza al Napoli. Eh, Raffaele è un campano, è giovane, è riuscito a, a, a svoltare, a far svoltare questa squadra che sulla carta è una squadra forte e poi per come gioca io sto seguendo un po' la, la, la C la guardo e devo dire che mi, mi sta sorprendendo Lavellino e il Trapani? il Trapani è una squadra che ha anche delle, delle buone individualità però non mi dà la certezza eh, di, continuità. La, di continuità come me lo può dare sì, vero, oggi accalinate. il Benevento o, o Lavellino da questo punto di vista e anche il Catania che è un'altra squadra che secondo me al, fino alla fine può dire la sua Gianluca la squadra che ti fa più paura. Per come si sta evolvendo il campionato adesso, credo che la prima antagonista possa essere Avellino. Addirittura... Perché, sì, perché comunque ha una rosa importante. Più del Catania quindi. Ha una rosa importante. Ha, comunque ricordiamo anche l'anno scorso che anche loro sono arrivati a un metro da, dalla finale, finale playoff. Forse quello che Avellino può essere un po' deleterio, il un po' la pressione No, secondo me è più il fatto di inseguire... No, io penso la pressione dell'ambiente, che adesso è ah, eh, tutta la secondo... io. Dopo purtroppo l'inizio così così del... Devi del, del, inseguire, è eh, già fatica. Però oggi comunque stanno ripartendo, è, è come se il campionato inizia è iniziato tre giornate fa, hai capito? Non c'è più quella cosa di noi siamo, eh, siamo più forti e vincere il campionato. Oggi... Mm -mm. Secondo me anche per Biancolino questa situazione è, è positiva. Tanti, penso, tifosi, penso, tanti tifosi eh, al seguito Penso che per molto la dipenda anche dal Benevento. Penso. Perché se il Benevento continuerà, allora tu sei, Devi stare sempre lì. Ma io quando dicevo addirittura non è chiaramente una per cosa perché scorso, tra le no? più importanti, e l'abbiamo sempre detto: la rosa dell'Avellino sì, 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 è tra sì. le più importanti. Addirittura, perché chiaramente è una scuola. Squadra che è partita con l'handicap, l'handicap di una difficoltà legata ad un allenatore che forse non andava riconfermato. Fai fatica. Cioè, devi sperare che il Benevento perda qualcosa. Mentre il Benevento ha il destino delle proprie perde, mani. Come reagisci? Eh, là le... cioè, vi ricordate l'anno scorso noi la rincorsa con la Juve Stabia? No? Stavamo sempre lì, lì, ora facciamo tre, poi sei, siamo arrivati a sei punti. Eh? Però stavi sempre là con, con l'uffiatone. Eh, poi è arrivato a un punto, tu sei scoppiato. E loro... è scoppiato però è scusatemi, eh, il... allora, scusatemi vi, interrompo, sta vi interrompo eh, perché gol della Casertana, ricordiamo lo prossima avversaria del Benevento. Quindi con la Cavese 1-0. Però abbiamo in collegamento Ettore. Quindi è giusto salutarlo. Ettore in torcia, Corriere dello Sport. Ciao, Ettore, ciao Sonia, ciao a tutti, buonasera è entrato nel vivo della trasmissione in studio con me Gennaro Iezzo, ne raccontate di gesta di Gennaro, Gianluca Napolitano tuo amico, idem Luigi Trusio e poi Loreno Cassi, allenatore in seconda di Gaetano Auteri. L'antagonista, eh, Ettore per te, l'antagonista, Avellino, tutte le difficoltà dell'inizio ma ora con Biancolino c'è. Catania perdeva 2-0 col Foggia, tra l'altro il Foggia che aveva voglia di successo per dedicarlo a tutto ciò che era accaduto, alla fine la pareggia e il Trapani dà una bella scoppola al Cerignola, al Cerignola che sembrava potesse essere la squadra a rivelazione, un po' come lo è stato la Juve-Stabia l'anno scorso. È un po' forse come era stato il, il Picerno nella fase iniziale della scorsa stagione, ah, io resterei più o meno sui, su questi nomi qui sia per, per quello che era il progetto per, per è... come sono state ti interrompo solo per dirti che il Picerno ha pareggiato uno a uno vai puoi andare eh, li abbiamo portato bene e dicevo insomma per, per come sono state costruite le squadre ma anche per, per poi quella che è la dimensione no la, il peso dell'ambiente il fattore campo che eh, per tutte conta, conta tantissimo. Eh, di contro, come giustamente sottolineavate in studio, c'è anche l'aspetto della, eh, della pressione per, per motivi diversi. Eh, sono squadre eh, che si ritrovano eh, in Serie C dopo aver vissuto il Catania, quella più recente, un'epoca un d'oro in, in Serie A in cui c'è stata comodamente e scoprendo anche tanti giocatori, quindi eh, si sono smarriti per le vicende che ricordiamo del calcio scommesse all'epoca. E quindi, chiaramente, la piazza ha voglia di, di tornare ad alto, ad alto livello. Eh, Lavellino somiglia molto al Benevento, come dicevate, perché chiaramente è. Eh, sono due squadre che ai playoff sono arrivate davvero a un passo dall'ultimo eh, dall atto e quindi c'è sicuramente un forte senso di, di rivincita rispetto all'anno scorso quindi i numeri sono quelli poi è una classifica che al di là del più quarto del Benevento è, è compatta sarà banale, insomma meglio avere dei punti in più che in meno, meglio stare davanti che essere costretti a, in, a inseguire, eh, diciamo che chi deve rimontare deve rimontare non solo su una squadra ma su due o tre, e questo può essere, può essere difficile. E non sei mai banale, Ettore, però vediamo un po'. Luigi, se è d'accordo con te? Per te, invece, ecco, qual è la squadra che può alla lunga venire fuori? Allora, per me, la più attrezzata, come ho detto alla prima puntata quando sono venuto qui e come ho ribadito anche quando le cose non andavano bene, confermata essere la pelliccia. Ma senza alcun dubbio, perché la più solida, la più quadrata e, come dicevo, la più attrezzata, cioè da un punto di vista dell'assortimento dei calciatori a uomini eh, chiave in ogni ruolo. Poi è evidente che è, è anche un po' legata eh, a determinati calciatori, forse anche troppo, per esempio. Da Ausilio in questo momento è quello che sta facendo il bello e il cattivo tempo, eh, ha avuto un problema fisico, non so quanto grave. Uh, nell'ultima partita a Biella con la Juventus Under 23 e uh, non lo so però Lavellino in questo momento pende molto sulla, de da sulla destra cioè nel senso che c'è questa spinta di Cancellotti da dietro e D'Ausilio davanti che è impressionante D'Ausilio nella partita che Lavellino uh, ha stravinto uh, in casa contro la Casertana ha, ha messo a segno 4 assist 4 in una partita Uh, il, il, fin quando è stato in campo, Lavellino vinceva 1-0. L'assist suo da corner con la testa di Ligione, poi si è fatto male. È uscito. Per cui uh, credo che sia arrivato già 8 assist o qualcosa del genere, cioè quasi la media di uno a partita. Quindi credo che sia un giocatore uh, che stia diventando decisivo quanto lo è stato Sgarbi l'anno scorso. Che loro all'inizio hanno faticato molto. Anche nel trovare un alter ego di Sgarbi, che era un giocatore che l'anno scorso creava superiorità. E che però non disquilibrava la squadra perché giocava come quinto e partendo eh, in questo 3-5-2 di pazienza a oggi. Ma allora avevano preso tribuzzi come sostituto di sgarbi che poi si è fatto male. Per cui invece adesso Biancolino eh, ha cambiato sistema di gioco, si è messo con la difesa a 4 e Adesso devo dire la verità: insomma, eh, stai saltando le caratteristiche di tutti i calciatori che avevano. Tra sì, l'altro, anche la capacità di recuperare i giocatori che Perinetti aveva messo da parte: tipo Cionec e Rigione, che erano stati fatti fuori. Oggi Rigione è il capitano in discusso di questa squadra. Cionec è rientrato, ha anche giocato una partita. Se non sbaglio, la scorsa settimana, quella precedente. E eh, anche altri calciatori vengono valorizzati. Tra l'altro, stanno cominciando anche loro: diciamo, eh, come il Benevento, a far giocare qualche ragazzino, perché, per esempio. Uh, Noah Mutanda che ha realizzato il gol del 3-0 a Biella. È un ragazzo che viene dalla primavera e che Biancolino uh, gli sta dando minutaggio. L'ha schierato anche in una circostanza titolare, quindi hanno un po' cambiato um, diciamo, atteggiamento e, uh, perché forse adesso uh, all'inizio la squadra era stata troppo sopravvalutata. Probabilmente. Um, aveva ancora bisogno di un rodaggio ah, non ci dimentichiamo che hanno calciatori come Redan che è stato pagato profumatamente ha avuto 4 anni di contratto è un giocatore che è arrivato appesantito ma è un giocatore che, hanno pagato, cioè, che, che, che guadagna circa 400 mila euro all'anno e che un'operazione complessivamente costava circa 2 milioni di euro e ancora non ha dato nulla quindi è una squadra che ha sostituti in tutti i ruoli, che oltre a Paterno, che è rientrato e che ha cambiato molto, molto anche il peso offensivo, perché senza Paterno questo Avellino è un po' perso. Io credo che l'Avellino, a differenza del Benevento, prescinde un po' troppo da due o tre giocatori. Paterno, d'ausilio, sono quelli che. Cancellotti, sono quelli che in questo momento ti danno quella cosa in più. Le altre. Il Trapani non è male, devo dire la verità, anche se diciamo, pensare ad un Trapani dove eh, Caric insomma, fa il fenomeno e, e, e Benedetti ha fatto già tre assist e, 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 e ieri stava anche segnando, eh, come dire, eh, fa capire che eh, insomma, è una squadra che è in fiducia, perché paradossalmente stiamo parlando di due calciatori che a Benevento avevano secondo me più un problema mentale che non di tipo tecnico, il mister qui mi può venire in soccorso, e invece magari sbloccati, insomma, fanno vedere che ancora a calcio sanno Va giocare. bene, quindi Avellino, Trapati, Catania, però Loreno, secondo me, l'antagonista del Benevento è il Benevento stesso, nel senso che ha un po' il destino nelle, nelle, nelle sue mani. Il destino, parliamo, poco fa detto, il mister ha detto, siamo alla decima partita, non possiamo, non possiamo dire che... Che abbiamo il destino nelle nostre mani. Se magari mancavano sette partite alla fine del campionato, allora sì, ancora è troppo presto per parlare di fuga, è troppo presto per dare delle, delle posizioni acquisite perché non c'è nulla di acquisito. Eh, si acquisisce il merito, si acquisisce in campo. Eh, ripeto, abbiamo degli avversari che sono attrezzatissimi, eh, sono d'accordo su, su tutto quello che avete detto perché il Catania ha una, una, una squadra eh, importante, ha una tifoseria importante e sarà una di quelle che eh, darà fastidio fino alla fine. L'Avellino è partito male e sono d'accordo con Luigi. Eh, ha, hanno trovato la svolta quando hanno recuperato Patierno, eh, che ha cominciato a fare gol, ha cominciato a dare peso in avanti, hanno cominciato a vincere le partite. Eh, io li, li metterei, eh, Catania e Avellino, sullo stesso piano come per quanto riguarda eh, la, la rosa e le, le, le possibilità un po' dietro. Metterei il Trapani. Che, eh, è composta da, da giocatori veramente di categoria, giocatori che hanno fatto sempre la, la, la Lega Pro e giocatori che, che conosco benissimo e possono dare fastidio a chiunque. Eh, ripeto, eh, noi non, non ci sentiamo assolutissimamente in fuga, <ride> eh, siamo... Eh, stiamo andando bene cerchiamo di continuare eh, dobbiamo rimanere umili dobbiamo fare ancora di più gruppo dobbiamo eh, no, non tralasciare nulla perché il calcio poi il calcio è strano le cose possono cambiare da in, poco, in poco tempo rettifico Quindi... posso rettificare sì. benevento in vetta per ora va bene così più tranquilli, no, spero, più spero pompieri, che, ci sia fino a, più... che rimanga fino alla fine. Però non, noi non, non guardiamo che, il, che vederci in testa ci possa dare più entusiasmo, che ben venga. Che vederci in vetta ci debba, ci debba dare o ci possa dare un po' di eh, fumo e annebbiamento, no, no, non mi va bene. Giusto, parole sante. Ettore, il punto di forza, secondo te, di questo Benevento che Trusio ha definito ultra offensivo? Beh, direi quello perché numericamente per assortimento ha tante soluzioni disposizione a disposizione Auteri. E forse abbiamo sempre detto che potrebbe mancare in questa batteria di gli attaccanti uno che fa anche i gol facili soprattutto i gol facili quelli banali che però insomma valgono eh, tre punti alle volte come, come tutti gli altri però poi mi sembra che ieri eh, cioè il sabato insomma per, per Nigeria abbia fatto un gol da, da uomo d'aria nel, nella costruzione del tiro eh, nel tipo di lettura anche della difesa che aveva, che aveva di fronte quindi è una squadra che si esalta attaccando, non è per caratteristiche, per mentalità, per, per temperamento una squadra eh, attendista, non è una squadra che si chiude e va in contropiede, questo, questo lo sappiamo. Eh, è una squadra che si esalta nel momento in cui riesce a sbloccarsi, a stappare la partita. E, e, e comunque poi ci sono quei numeri che, che Luigi giustamente sottolineava prima. Eh, l'ho ascoltato con attenzione poi alla fine se uno va a vedere i gol concessi sono stati pochi quindi tu fuori casa puoi aver avuto qualche volta la difficoltà a segnare a, ad aprire la partita eh, però poi hai, hai sempre concesso l'1-0 al massimo ecco quindi eh, è anche vero che una certa solidità difensiva ce cioè lo dicono i numeri eh, è probabilmente è l'unico modo per tenere anche la palla lontana e, e giocarla e, e andare sempre, sempre davanti, però c'è un lavoro dietro tutto questo perché altrimenti eh, se non avessi la struttura per reggere questa trazione anteriore poi non avresti eh, quei numeri lì in, in fase difensiva, eh, banalmente insomma i gol o comunque la quantità di occasioni concesse agli avversari. Ettore fa parte della stessa squadra di Loreno e Luigi Trusio. Ettore io ti ringrazio come sempre, auguro un buon lavoro a te, Corriere dello Sport, e grazie perché il tuo contributo è sempre prezioso. Grazie a voi, buona serata a tutti. Un saluto a, ad Ettore. Ricordo Posso anche segnalare dopo un, un intervento, cioè, potenzi, sei sei in dieci, in dieci. Potenza in 10. Attenzione, segnalo un'altra cosa. Innocenti a Picerno a vedere la partita. Ieri hai detto tu, Loreno <ride> me lo segnalano adesso. Me l'hanno appena segnalato. È stato il direttore. Sta spiando Chi parla no, il direttore stanno, stanno spiando il Picerno perché il 9 novembre il Benevento va a Picerno. Dopo Quindi auteli di Gorito si staranno vedendo la, la trasmissione. Magari non lo sapevano, hanno appreso che innocenti sta a vedersi la partita del Picerno vi ricordo che dopo manderò anche un servizio molto bello, lo speciale sul Monte Falcone questo momento, Loreno, che per voi è stato bellissimo, incontrare gli studenti sì. del paese, Fortorino, l'amichevole e quindi ci sarà un servizio proprio dedicato alla visita del Benevento a Monte Falcone però io devo ancora mandare l'ultima pubblicità, a gennaio è un problema ci dobbiamo muovere, e poi c'ho il giochetto e poi c'ho una cosa, Loreno mi è bocciato tutte le slide, ho il rito preoccupi mm. il rito no, dopo no. la pubblicità finita casertana Cavese 1 a 0 prossima avversaria del benevento vediamo un po chi indovina che cos'è questo rito la bandiera e eh, l'hanno già fatta di, vedere e eh no, eh no Paolo Romano <ride> e non abbiamo visto niente bocciato solo perché l'ha già chiamata e eh, c'era scritto il rito basta solo rito eh, Luigi Dio sei di disattento. Ah, non ho guardato, però possiamo... Pensavo che era un rito di iniziazione per l'ospite. <ride> Riguardiamo la il rito, perché effettivamente oramai è il rito, dopo la partita, dare questo bandierone che tra l'altro, ricordiamolo, simboleggia Carmelo Imbriani che è proprio dietro a Loreno Cassia. Uh, dietro di noi sempre uh, effettivamente insomma è un po' un portafortuna guardiamoci anche un video uh, guardiamolo un po no? per vedere questo momento di festa che piace ai beneventani oramai so, della bandiera quindi portano questa bandiera per darla a berra il capitano, capitano che sventola la bandiera co capitano. col capitano Bravissimo. Ed ecco là, che sta imparando sempre più a sventolarla. Inizialmente era un po' impacciato Filippo, poi Pian Piannino sta prendendo confidenza col bandierone. Eh, questo... eh, posso eh aggiungere una cosa su berra? Sì. Diamo una chicca se volete. Sì, dacci questa chicca, tu che sei sempre... Allora, tutto. domani sul mattino c'è un'intervista in esclusiva all'agente di Berra, Danilo Caravello, che eh, tra le altre cose ha detto, ha dichiarato, spero di trattare il rinnovo col Benevento in B. Ah, ok. Mm. Bene, bene, bene. Gianluca, tu invece cosa volevi dire su no, questo cosa? No, io volevo dire che mh, al di là della bellezza del gesto e de che eh, al di là della bandiera è un simbolo di un ritrovato feeling tra tifoseria e squadra, che sicuramente fa sempre bene quando devi raggiungere degli obiettivi comuni e degli obiettivi insieme. Ma io penso che credo non voglio sbagliarmi, penso che il Benevento dopo diversi anni. Abbia trovato veramente chi porta con, uh, con una certa, un certo onore, una certa la fascia di capitano. Perché, insomma, io ti dico la verità: l'anno scorso, quando iniziamo il campionato, i capitani sono 3, 4, cinque e mezzo. A me è una cosa Marotta, che. Mi però faceva... quest'anno sono tre i capitani. Sì, vabbè, però la fascia ce l'ha bella sul braccio se la e secondo me non, no, eh. non la terrà più. È una cosa che. Mi fece un po', insomma, non ho mai sentito una squadra che ne 3-4 capitani. Una volta lo fai tu, una volta lo faccio io. Quando manchi tu ci stai tu. Si sì, può capitare, però è capitare. Va sì, 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 sì. allora, diciamo che per la portava uno, che gli altri due lo portavano. Sentiamo non giocavano. Gennaro, no, però sentiamo. Però io, io, dico... Moli, io devo portarmi veramente i cartellini giallo, rosso, arancione. Siamo anche il no, perché anche arancione me lo porto. No, penso che si decide chi è il capitano e chi sarà il vice capitano. Sono I due uomini che poi alla fine, poi mancheranno. No, tutte anche, e due, anche tre capitani hanno no, scelto. Sì, Capitano, non è no, no. Io penso che <ride> finita anche Picerno, potenza 1 a 1. Quindi la classifica, eh. insomma, un solo punto Beh, per segnali. il Picerno: bei, bei segnali. Lorena, quanto è importante però partire da quel finale? quanto entusiasmo dai ragazzi? Berra oramai si aspetta la bandiera e i tifosi devono portarla sempre perché eh, è Rito. È il Rito 8 gol ha definito Rito. È stato un bel gesto quello che ha fatto fatto, mi sembra iniziato in casa. Sì, sì è iniziato in casa, in casa sì, iniziato. sì, sì, sì. Un bel gesto e eh, il feeling ritrovato con i tifosi, i tifosi sono da apprezzare perché vengono, ci seguono ci aiutano sempre, voglio dire la squadra sta dimostrando con i fatti di di, di, di disputare l'anima in campo diciamo e quindi questa è una, una cosa che anche i tifosi si accorgono di questa situazione, al di là che si esce a vincere oppure no, però si vede sempre il massimo impegno da parte dei calciatori e questa è la cosa che secondo me apprezzano molto di più i tifosi. Da Ripeto, speriamo di, di vederlo di continuare, spesso, di, continuare di, contare, di continuare a entusiasmare e avere poi risultati poi. Per quanto riguarda Berra, giustamente il capitano della squadra ci mancherebbe eh, contento di quello che, che eh. sta facendo, di come si comporta, ma non dobbiamo dimenticare che è coadiuvato da, dalle persone due volte. più grandi, tipo Meccariello, tipo Tosca, tipo Manfredini che sono magari in questo momento meno visibili, però Ci sono. sono parte integrante del, del gruppo. Ci sono, fondamentali per gli equilibri. Guardiamoci il servizio di Ivan Calabrese che racchiude un po' quello che è accaduto in Serie C. La decima giornata è vicina ad andare in archivio, considerato che mancano all'appello ancora i risultati di Picerno Potenza e Casertana Cavese, che stanno giocando proprio in questo momento. Tutto sommato, comunque, è stato un weekend positivo per il Benevento, che ha aumentato il vantaggio sulle inseguitrici. Tra le partite più emozionanti c'è stata Foggia-Catania, giocata nel ricordo dei tre tifosi rossoneri scomparsi la scorsa settimana. Il Foggia si è portato in vantaggio di due reti con Tascone, ma poi i siciliani hanno pareggiato i conti nel finale con le marcature di Inglese e di Gennaro, che gli hanno permesso di evitare la seconda sconfitta stagionale. In casa Avellino la cura biancolino funziona come certificato dal 3-0 rifilato alla UNX Gen. Bene anche il Trapani che ha battuto il Cerignola col punteggio di 5-1. Ritrova il sorriso il Crotone che è tornato alla vittoria contro il Taranto per 2-1, ribaltando lo svantaggio iniziale firmato da Shiba con le reti di Silva e Tumminello. 0-0 tra Messina e Monopoli, mentre sabato c'è stata la vittoria dell'Altamura in casa del Latina. Prezioso anche il successo della Turris che ha piegato il Giuliano con le marcature di Pugliese e Onofrietti. Il nostro Ivan Calabrese, allora ne ho già messo in difficoltà a Campora. Vediamo se ci riesco anche con te. Tre aggettivi. Uno su Ateri, l'altro su Carli e poi Dulcis in fondo su Vigorito. No, mi, mi mette in difficoltà veramente. <ride> no, tre voleva dire uno per uno, eh? Uno per uno, sì. No, tre, 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 se no. Eh, auteri. Eh... Ti dicono, puoi dire qualche parolaccia proprio così, piccola. No, 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 no. Ma Uteri ce ne, ne potrei dire anche di più di una. una. Quella Quello che più si avvicina, dai, sì. secondo me è impareggiabile. Wow. Impareggiabile. Gaetano ti sta seguendo. Domani ti dico... Lurino, oh, ma cosa dici? Eh, 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 Carli E poi Carli. Carli, 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 mm. Motivatore Wow! E molte voglio, Vigorito. Vigorito. Non sbagliare. Ma Vigorito, ma Vigorito ce ne vorrebbero tante. E Vigorito, niente, magnifico. Wow! Luigi ride, Magnifico. sorride, sorride. No, 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 sorrido perché no, no, l'hai no, messo veramente in difficoltà. Puoi... No, ma non subito no, in no, generale. Guardate, il presidente, non si tocca. No, voglio... no, no. Eh, Luigi lo fa arrabbiare spesso e volentieri ogni volta in trasmissione ne dice una, magari anche vero, questa vero. di innocenti. Però, vabbè, le ultime sul Benevento facciamo arrabbiare. No, no, le ultime su Benevento c'è solo da verificare un attimo. Per la casertà, per la sfida di domenica sì, con sì, la casertà. Sì, c'è cioè, da, veri da verificare le condizioni di, di Angelo Viscardi, che eh, ha avuto questo problemino fisico, un, un affaticamento al flessore eh, che lo ha costretto a chiamare il cambio anzitempo, lo ha sostituito Ferrara. E, mh, domani saranno valutate meglio perché domani c'è la ripresa e quindi si vedrà se sarà recuperabile per il derby oppure no un'altra cosa che secondo me dobbiamo dire ad onore di Crona che è che domani si opera Pinato sì, è vero. a Bologna e, mh, per questa cosiddetta sportsernia che è l'ernia dello sportivo è lo stesso intervento che hanno fatto nel 2023 Capelli e nel 2022 Viviani quindi come dire a Benevento ne, ne abbiamo in abbondanza diciamo una patologia che che parecchi calciatori si sono portati dietro ma che in realtà comunque hanno risolto perché questo è un intervento, un intervento risolutivo e, e, e quindi forse si è reso inevitabile, per cui aspettiamo, i tempi di recupero ancora non, non si sanno, dipende un po' da calciatore a calciatore, però insomma più o meno dovrebbero andare dai 45 ai 60. Uh, giorni, il resto sono tutti a disposizione sperando che domani non scopriamo qualche, qualche reduce e qualche, eh, qualche acciacco Perfetto, Pinato ricordiamo l'altro giocatore che sarebbe stato importante per il Benevento c'è una sorpresa per tre per te per te, pure per me per te, per <ride> servizio di Ivan Calabrese 12 punti nelle prime 5 giornate di campionato. La primavera del Benevento ha cominciato in maniera positiva la stagione con la classifica che la vede al secondo posto a un solo punto dalla capolista Frosinone. Dopo l'addio di Dario Rocco, il club giallorosso ha deciso di affidare la prima squadra del settore giovanile a Gennaro Iezzo che si è subito tuffato anima e corpo nella nuova avventura pronto a raggiungere i traguardi stabiliti. Oltre alla crescita dei giovani, che rappresenta l'obiettivo primario del Benevento, c'è anche l'intento di essere protagonisti in campionato dopo aver sfiorato la promozione in Primavera 1 nella scorsa stagione. Il Benevento è reduce da tre vittorie consecutive e sabato ha liquidato la Ternana con il netto risultato di 4-0. È una squadra che cresce di partita in partita e che mostra già delle individualità interessanti, come i vari Gian Gregorio, Fastigi, Donatiello e tanti altri. Così come Francescotti, che è il capocannoniere della squadra con cinque reti realizzate in quattro incontri. È un benevento che cresce e che vuole fare bene, guidato da un tecnico come Iezzo che sta fornendo tutta la propria esperienza a una squadra che vuole recitare il ruolo da protagonista nel girone B del campionato Primavera 2. Scelta Gennaro Iezzo, voluta da Diego Palermo, presidente del settore giovanile, responsabile invece Simone Puleo. Due obiettivi, il risultato, perché a Benevento il risultato conta sempre, e poi la valorizzazione dei giovani. Serbatoio della prima Ma, squadra. Sì, sicuramente ne approfitto anche per ringraziare Diego e, e Simone, che diciamo che c'è sempre un continuo confronto con loro, e, proprio per cercare di... Uh, lavorare bene su questi ragazzi che poi stanno sempre a un crucevia perché l'anno prossimo molti di loro andranno a fare le prime squadre speriamo che le prim le, le, la prima squadra sia il benevento per molti di loro devo dire che ci sono tanti ragazzi che secondo me uh, possono ambire a, a qualcosa di importante mm. Noi siamo, io e il mio staff cerchiamo sempre di lavorare molto sulla testa al di là di quelle che sono poi le, le situazioni tattiche e sulla crescita personale ma Stiamo cercando realmente di fargli capire che per arrivare a certi obiettivi c'è bisogno di lavorare con grande, grande, grande intensità tutti i giorni e non passare solo quell'ora e mezza di allenamento, ma come gli dico sempre dedicare molto tempo a quello che è il, il, in questo momento qua la loro passione, il loro, il loro lavoro, per, se si può dire così. Non solo quell'ora e mezza, ma ogni tanto anche pensare a, a casa o durante la giornata a quello che si fa, a quello che si, si, si prova per cercare poi di arrivare a, a fare il grande salto. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Mi tornerai, tornerai a certo, trovarmi. Sempre. Anche perché ti ho fatto vedere un déjà vu, no? ti ricordi? Ero l'inviata brava Silverin con, conduceva Bravo. beh Bravo. Ma eravamo una bella coppia Bra una bella squadra una bella brava, squadra brava. Quindi, lo, sa, lo, sai, lo sai la stima che ho per te quando Saria. vuoi a disposizione grazie a Gennaro Ieri. grazie a te Sene, grazie anche tu mi torni ti sei Buono. trovato bene o Truzio ti ha infastidito se no ti metto con il Pompidio no va bene va bene con Truzio No, no, è venuto a fare lo sparring partner tra tu e, <ride> e quello Spec, un po eh? tutti. è eh, ah, mi aspetto. Grazie a tutti. Povero, alla prossima, povero allenatore mio, le orecchie, beh, fischieranno ah, parecchio. Beh, beh. Grazie a Gianluca Napolitano. Grazie a te per l'invito e alla prossima. Cartellino rosso-giallo, Loreno. Arancione, in modo la lo trasformiamo in rosso perché devo dire anche un'altra cosa. Qualche amico mi segnalava che... E insomma c'è un po' di fila all'ingresso della curva e chiedevano di valutare l'opportunità magari di, di aggiungere un tornello. Per, per facilitare l'ingresso e per evitare diciamo, okay. lunghe code prima della partita. Non, so, diciamo, non conosco la, la realtà, però qualcuno mi segnalava questa, eh, questa cosa. Ritiro il cartellino, richiesta importante, quindi era giusto farlo attraverso otto gol. Grazie a Luigi Trusio. Grazie, grazie anche del cartellino ritirato. <ride> ritirato. Loreno, sei stato bene? Sì. Anche se eh, non, è, è, non, è, non è il mio <ride> habitat. Però parli tanto anche tu, mi hai fatto sudare, ho sforato, guardo l'orologio eh. e è notte fonda, tra un po'. Ma marzo. uno ne vorrebbe dire tante di cose che poi magari fa pure un po', non dico confusione, ma si, si dimentica. Però insomma, ne abbiamo detto. Ta, abbiamo de più di abbiamo esatto. detto tanto. tanto. Io ti ringrazio, un grosso in bocca al lupo, ancora grazie, grazie a Lorino Cassia. Grazie, grazie a voi. Vi ricordo il palizzesso domani alle 20.30 al Salotto Azzurro, si parlerà del Napoli, ci sarò anche io come ospite di Dario Sarnataro. Mercoledì alle 21, prenditi cura di me, repliche della terza edizione, ma vi ricordo che a febbraio partirà anche la quarta edizione, ci sarà un promo veramente da, da non perdere. Poi ancora giovedì con Focus Serie C, secondo me insomma, Uh, sarà tra gli invitati Luigi Trusio prossimamente, considerando che parla oramai benissimo di tutte. Le squadre campane, poi insomma i post gara, granatissimi per parlare della Salernitana, tanto sport e non solo su 8 Channel, vi ricordo che subito dopo ci sarà il servizio, uno speciale sul viaggio itinerante del Benevento a Montefalcone, l'inaugurazione del campo, l'amichevole, l'incontro con gli studenti, veramente un servizio da non perdere, che dire? Io questa volta non dico niente perché ho paura di Loreno, mi ha, mi, mi ha bocciato tutto. Quindi, vetta, non vetta, lungo, non a lungo, spettacolo. Domenica alle 15 c'è una partita. Benevento, alle 15.30, scusatemi, bravo. Ritiro un altro cartellino che stavo, anzi, non lo stavo cacciando quando ho iniziato a parlare, lo ritiro. Alle 15.30, domenica, c'è una partita. Benevento-Casertana, tutti allo stadio. E Noi poi, ci <ride> per tutta la settimana, per questa partita. <ride> Cartellino rosso a Loreno Cassia, grazie. Noi appuntamento lunedì alle 20.30. Buonanotte. È solo il primo appuntamento di un'agenda fitta logata a Benevento Calcio. A Montefalcone la tappa number one del cammino dei giallorossi per far conoscere il territorio sannita e per far sentire il profumo di una squadra che chiede e dona amore. Le emozioni nelle parole e nei gesti degli studenti che nella mattinata di mercoledì hanno incontrato il mondo del Benevento Calcio, dai dirigenti ai calciatori, insieme per una lunga giornata all'insegna dello sport, della conoscenza e dell'appartenenza. Soddisfatto dell'iniziativa, il sindaco Michele Leonardo Sacchetti. Per noi, oggi è una giornata particolare, speciale: perché Perché diciamo, questa iniziativa del Benevento Calcio conosciamo, conosciamo il Benevento e noi amiamo il Benevento, la squadra di calcio diciamo, della nostra provincia e il nostro cuore. Coincide, quindi la prima, la prima diciamo, di questo evento coincide con l'inaugurazione del nostro campo sportivo e quindi per noi siamo felici e motivo di gioia e anche, ed anche di orgoglio qui oggi ospitare non solo diciamo, questa iniziativa qui stamattina, ma poi voglio ricordare, e quindi siamo particolarmente orgogliosi, nel pomeriggio, nel pomeriggio ci sarà l'inaugurazione del campo sportivo comunale Arena, che no, Arena. Noi abbiamo che è stato completamente ristrutturato e, con, e a cui farà seguito anche la, una partita amichevole con la nostra squadra locale. E quindi, diciamo, io direi che meglio di così era difficile, auspicabile. E per un sindaco, diciamo, una giornata più importante, felice di questa era davvero difficile immaginarla qualche tempo fa. È arrivato nel Sannio perché convinto del progetto Targato Vigorito. Riportare entusiasmo trasformando la genuinità del territorio sannita in un grande punto di forza, il direttore tecnico Marcello Carli. Queste iniziative sono alla base di tutto. Cioè il calcio è uno sport popolare. Il calcio, è, secondo me, a volte ci si scorda che è veramente l'unica cosa che ci è rimasto di aggregazione collettiva. Lo stadio è, diventa, è diventato questo. Infatti. Io credo che sia alla base ritrovare e riscoprire certe cose, quindi noi siamo strafelici di poter fare queste cose perché noi rappresentiamo e vorremmo rappresentare a volte bene, a volte meno bene tutto il resto, ma insomma tutto il territorio, quindi questo secondo noi è una cosa importantissima che facciamo con grandissimo entusiasmo e con grandissima voglia di coinvolgere più gente possibile. Il calcio è sudore, passione, impegno, ma anche intelligenza. Quella che arriva attraverso la scuola e l'istruzione, il consiglio di Gaetano Teri. Io ho studiato, giocavo a calcio, eh, cercavo in qualche modo di, di, di far coincidere tutti, tutto. È, è importante, è fondamentale. Non è che lo sport ti deve distrarre da quello che, che sono invece poi gli impegni della scuola, perché la scuola è fondamentale, perché anche attraverso la scuola impari a capire e a conoscere e rispettare le regole. Questo per il percorso de, degli uomini che poi diventeranno in futuro è fondamentale. Che lo sport in generale ti dà valori educativi importanti, ma poi negli sport di squadra quando si rispettano le regole e quando si fa solidarietà insieme e partecipazione insieme si cresce bene attraverso il proprio rispetto delle regole. Paesaggi stupendi, è la prima volta che vengo in queste zone, sono rimasto favorevolmente colpito perché sono bei paesaggi. Si rivolge ai più piccoli, ma in fondo la sua età non è poi così distante da quella degli studenti Fortorini. Sul campo però è una tigre pronta a difendere la porta giallorossa con i denti e con gli artigli. E lo sta dimostrando Alessandro Nunziante. Sicuramente è una bellissima esperienza perché possiamo dare ai ragazzini, anzi ai bambini, delle, delle nozioni importanti e ci fa solo che piacere. Sicuramente è bello essere idoli di, di ragazzi, di, di bambini che vorrebbero diventare, diventare come te. E noi ora siamo qui e sicuramente abbiamo l'opportunità di, di spiegare. Tutto il lavoro che c'è dietro è che c'è stato qualche anno fa, quando noi abbiamo iniziato a giocare a calcio. La mattinata si è consumata tra domande, curiosità e passeggiate tra strade e sentieri ricchi di tradizione. Il pomeriggio, avvolto in un clima amico, il calcio nella sua forma più vera. C'è stata l'inaugurazione del campo sportivo e un amichevole con la rappresentativa locale. Presenti le autorità e il patrono Reste Vigorito. Pronto a tornare indietro nel tempo, quando il suo arrivo a Montefalcone ha rappresentato l'inizio del suo successo con le BPC, insieme al fratello Ciro, che ha dedicato un libro alle bellezze fortorine, i sentieri di Eolo. Chi riceve qualcosa deve anche donare e i due fratelli lo hanno fatto, trasformando la sfera di cuoio in un frullatore di emozioni. Ho, ho visto, ho capito e mi fa molto piacere che esista un ritorno al passato. Oggi non è, a parte il numero di presenze che notevolmente è notevolmente aumentato rispetto alla categoria che stiamo facendo, ma c'è proprio un altro feeling tra la squadra e la tifoseria. Io ho sempre paura delle cose che si infiammano improvvisamente, perché nel calcio i fuochi fanno presto ad accendersi e difficilmente si spengono. Però devo dire che quest'anno si respira un'altra aria che poi quest'area sia spinta dal vento dalla squadra al, al tifoso o dal tifoso alla squadra poco importa è importante che ci sia un, un vento che ispira fra le due parti la squadra non è mia io lo dico sempre la squadra è della tifoseria, è della città la squadra si chiama Benevento, non si chiama Vigorito e amare il Benevento è un dovere da parte di chi sta a Benevento anche se non è tifoso di calcio per quello che porta che ha portato la squadra a una città come Benevento è una iniziativa, la volete chiamare industriale, la volete chiamare sociale, come ha detto Monsignore, chiamatelo come volete. Ma è una delle iniziative che ha fatto sì che Benevento sparisse da essere una provincia di Napoli, ma che diventasse provincia di Benevento. In molti che conoscevano poco la città, una città che merita di essere conosciuta per le bellezze che ha, ma anche per le capacità che hanno i Beneventani e i Sanditi in generale. Ho detto prima nel discorso, io vengo, non manco, sono arrivato qui 30 anni fa, avevo due giapponesi con me, i bambini di questo paese correvano indietro per capire chi erano, non avevano mai visto un giapponese in vita loro. Saranno stati i mostri, come li chiamava qualcuno che oggi non parla più, però quelli hanno fatto venire i giapponesi, hanno consentito tante cose, anche un po' di questo campo dipende dai sacrifici che ha fatto la popolazione. Benevento deve attraverso il calcio trovare, anche attraverso il calcio, non attraverso il calcio, una sua maggiore visibilità nazionale perché lo merita. Io sono sicuro che venendo a Benevento, guardando Benevento, conoscendo Benevento e per Benevento intendo tutta la provincia sannita, ritorneranno un'altra volta. Come noi ritorneriamo un'altra volta. Ad aprire le danze il papà di Carmelo Imbriani, Fernando, che in giovanità ha indossato la maglia del Monte Falcone. E poi spazio a trame di gioco e a prodezze, sotto lo sguardo attento di adulti e bambini che hanno animato gli spalti della struttura sportiva.